Abbiamo cercato in ogni angolo della penisola, visto più di 500 provini, selezionato 160 artisti. Il premio, un contratto da 100.000 euro con Colorado Film. Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono dovranno scegliere il migliore. Un comico che sia eccezionale, veramente. Presenta Gabriele Cirilli. Primo vero contest della comicità, è una gara vera, reale e anche molto entusiasmante, è la competizione della gioia, la disputa del sorriso, e i comici che ci sono questa sera, che sono i miei comici, si sfideranno in due manche, unico obiettivo: arrivare in semifinale, e ad agguantare il risultato saranno solo i migliori 5, che però dovranno convincere loro, la nostra grande giuria, che non è solo di qualità ma anche di sostanza. Il presidente è un maestro, l'uomo che sussurrava ai comici, Diego Abatantuono! Lui che va alla ricerca della risata perduta, l'amabile Paolo Ruffini! Un'adorabile canaglia, la mordace Selvaggia Lucarelli! Ma non saranno soli, come in ogni puntata ci sarà un quarto giurato, e questa sera è il King Arthur del cinema italiano! Non potevamo avere di meglio! Lui! È la reincarnazione del cambiamento. Nasce a Napoli, ma vive a Milano. Debutta in teatro ma sfonda nel cinema. Ragazzi, questa è la vostra grande occasione. Ma come, dobbiamo pagare per lavorare? Vabbè. Ragazzi, io la grande occasione ve l'ho trovata. Televisione. Adesso sta a voi. Sono 100.000 lire a testa. No, per me va bene. È ipocondriaco, ma dirige il film Io non ho paura. Nel 1992 vince l'Oscar come miglior film straniero, ma lo dimentica in albergo. Dai! Allora, sto a rigore! Non ama la TV, ma è qui, sotto le luci di Eccezionale Veramente! Qui, e lo dico con vera emozione, signore e signori, il premio Oscar Gabriele Salvatores! Grande. Mi stanno uscendo le lacrime, Gabriele, con educazione siberiana, che io ti porto in tournée come Dio comanda, con la mia Happy Family. Grande. E non ti nascondo che io non ho paura di traghettarti in un Mediterraneo di risate. Magnifico. Grazie per essere qui, Gabriele Salvatores. Che gioco, mi piace. Tra l'altro, Gabriele, insomma, a fianco a Diego. Mi piace molto. Da quanti anni vi conoscete? Questo gioco di parole con i titoli dei film. Da quanti anni vi conoscete, Diego o Gabriele? Io ho quasi 46 anni, lui ne ha 47. Più o meno. Quindi saranno 40. Sì. Più o meno una quarantina. Eravamo ragazzini e giocavamo a Ragazzo Invisibile, giusto? Bello. Per aggiungere. Questa sera non è un compito difficilissimo, però è un po' complicato. Faccio un riassunto, insomma, riassumo. I nostri comici, i miei comici, devono convincere la giuria e hanno a disposizione 3 minuti per farlo. Il tuo voto, il tuo giudizio diventerà determinante qualora i nostri giurati si trovassero in difficoltà. In più, tu a fine puntata, a tuo gusto, potrai ripescare un sesto comico. È tutto chiaro, no? Sì, insomma, sì. Tra l'altro non c'è un premio virtuale, ma è un premio concreto. È un contratto di esclusiva per 2 anni con la Colorado Film per il cinema e per la TV del valore di 100.000 euro.
E adesso mi rivolgo a voi, pubblico, perché senza di voi la mongolfiera, senza il vostro calore, la mongolfiera non va su, non levita. Quindi, mi raccomando, fatemi sentire un bel applauso. Forza, forza, forza! Dai che ci stiamo sollevando! Ci stiamo sollevando, signore e signori! Ci stiamo sollevando! Possiamo iniziare col primo comico in gara. Sono in tre, giurati, mi raccomando, dall'alto della vostra esperienza, ma con indulgenza, i Progildan! Buonasera. 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 Noi siamo un corpo speciale della protezione civile. Io sono Gilberto, loro sono i miei assistenti, Procia e da... Dov'è Daniele? Daniele è rimasto allo zoo a aiutare un gattino a scendere dall'albero. Ah. Gattino! Gattino, una sega, gattino! Guarda che quella bestia che pesa 200 kg, c'ha la criniera, non è un gattino, eh! E poi mi lasci sempre da solo! No, io ti guardavo le spalle! Ma se mi hai tolto anche la scala! Ma hai detto, fammi scendere veloce! Ma va, va. Basta! Basta! Tecniche di pronto soccorso, sì. Signori! Prima tecnica, parliamo di soffocamento da cibo. Un volontario. Bravo Dani, braccia. In caso di soffocamento da cibo, cosa si deve fare? Colpire lo sterno e soffocato. Quindi prenderlo da terra e comprimerlo per 3 volte fino a che non sputa. Benissimo, andiamo avanti. Adesso parliamo di annegamento. Un volontario. Bravo Dani, braccia. In caso di annegamento cosa si fa? Si pratica un massaggio muovendo le braccia avanti e indietro fino a che non sputa appunto. Ma sputi! Quindi pratichiamo una respirazione bocca a bocca. No! Basta! Basta! Si è messo la lingua! Andiamo avanti! Adesso parliamo di arresto cardiaco! Un volontario! Dani, sempre te! Braccia! In caso di arresto cardiaco cosa facciamo? Un massaggio due mani, ma noi abbiamo il defibrillatore. Prendi le piastre, scaldale. Prova se funzionano. Così. Così. Sta male. Sta male, cosa sta ci potrebbe volere? Un prelievo. Signori, un prelievo, vediamo. Ma cosa? Dammi 50 euro, ma vai. No, ma no, dai, ragazzi. Scusate, dai, andiamo avanti. Adesso parliamo di colpo della strega. Braccia, in caso di colpo della strega cosa ci vuole? Il bastone no, del mago. No, no, no. Ma è una gioia. Allora, concludiamo con il parto, signori, parto. Parto? Sì, dobbiamo dimostrare che chiunque può far partorire una donna incinta. Serve una donna incinta? Sì, sì. Si sono rotte le acque! Basta! Dai, ti prendo da dietro, vedi? Fai, dai, dai, tranquillo, lo facciamo sempre, su, come sì. Le bomba 2. Sì. Dai. Oddio. Allora, respira e spingi. Respira e spingi. Io mi sento a disagio. Respira e spingi. Si vedono i piedi. Respira e spingi. Respira e spingi. Oh. Ha fatto proprio un bel maschietto, bravo. Grazie, bello, complimenti. Grazie. Il progetto, ragazzi. È l'evidenza. È l'evidenza, è l'evidenza. Mamma mia. Tra l'altro l'Italia è al 49esimo posto nella classifica mondiale, ma con un corpo speciale come voi possiamo risalire e superare persino il Bahrain e il Burkina Faso. Allora, cominciamo subito. Dove? Arezzo. 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 Arezzo è anche una città un pochino difficile per la omicità, no? Io... Bravo. Molto, molto difficile. Molto difficile. Io sai, le serate a Arezzo è difficile fare, non è una città che c'ha una perché grande... tra Firenze e Arezzo c'è... C'è un bel pezzo. Che detto è? Scusa, non lo so, non l'ho mai sentito. No, credevo ci fosse competizione tra le due città, come di solito accade. Beh, io sono anche di Livorno, comunque, Gabriele. Ah, sei di Livorno? Ok. Sì, mi chiamo Paolo Ruffini, perché io sono il Fabio Volo. Lui non sa nemmeno che c'è in giuria, no? Lo so, chi pensa che fossi? Paolo Vizzi, c'è Salvatore. Hai ragione. No, pensavo fossi di Pisa in realtà io. Vabbè, senti, dai. Paolo, e quindi già che ci sei, esprimi il tuo giudizio. No, mi sono piaciuti moltissimo, la comicità velocissima, ritmata, al di là insomma, del tema, però sono molto, molto abili e credo che ognuno ci abbia il ruolo ben definito. È ottimo quello che diciamo fa un po' la regia e che tiene un pochino le fila del discorso. È bravo l'intermedio e è molto abile nonostante la stazza anche... la stazza, ma sì, molto divertenti, complimenti ragazzi. Grazie. Parola a
al... Io dico sempre sommo Diego. Tu di quello che ti pare, tanto... Noi abbiamo un pubblico che è entusiasta, delle volte noi rimaniamo spiazzati perché l'entusiasmo del pubblico ti fa pensare, dice, ma allora come faccio io a dire se c'è qualcosa che non va? Stavolta però non c'è qualcosa che non va. Bene, grazie. Detto da Diego. Grazie. La nostra selvaggia Lucarelli. Io ti ho visto ridere, ti ho visto ridere. No, sorridere, non esagerare. Sorridere, ma... Adesso non esagerare. Sì, no, io che le facevo delle avanze. No, io al contrario di Diego, diciamo... un po' me ne frego di quello che è, della reazione del pubblico, la osservo, ho visto che... ma non perché... vi ho appena detto che non mi interessa la reazione del pubblico, quindi è inutile che facciate bu. Ma voglio dire, cerco di rimanere obiettiva, non è un tipo di comicità che mi fa impazzire, non è particolarmente alta o raffinata, però riconosco molto ritmo e molto mestiere. Volevo solo sapere quante volte avete provato la gag in cui limonate amabilmente, quanto vi piace provarla. Questa era così raffinata che non è una roba che ti interessa. Eh no, è quello. Volevo capire. No, perché mi interessano questi meccanismi. Sotto una parente, ma sotto. Mi interessano questi meccanismi interni, quindi come funziona? Diciamo c'è imbarazzo. Diciamo che è bravo. È bravo. Bene, vorrei prima di sentire il sì, quello ufficiale, volevo capire un attimino a Gabriele se siete piaciuti a Gabriele Salvatores. Molto, molto. Mi piace molto. Bravo. Mi piace, sono d'accordo con Paolo, il ritmo e la velocità. L'unico problema che ho notato è che non so se chiamerò la protezione civile. Quindi, riassumendo, allora, a ritroso, selvaggio, è un sì o un no? È un sì. Grazie. Diego? Sì, ci giochiamo il gatto, ma sì. Paolo? Sione proprio. Promossi al giudizio finale. Andate nel backstage civilmente. Civilmente. A caldo. È andata molto bene, molto bene. Siamo andati bene. Bene, sì, è andata bene. Dai. Io sono qua due ore, Paolo. Sono emozionatissimo. Meglio di quanto si pensava. Molto bene, bene, bene. Sono contento. Giuria, è solo l'inizio, Continuiamo la ricerca dell'eccezionale. Giurati, siate concreti, ma anche un po' onirici. Per lui si chiama Matteo Del Campo. Se te devo dire a mia, te dica a mia. Se vedevo di a mia, vedi che a mia. Ma se ve posso dire a mia, ve posso dire a mia. E one, two, three, e one, two, three. Ah, baby, wanna look you for a non-ja tanda. No, we wanna fight in a shore of the line. No, we wanna set you free, the non-da-landa. No, we wanna turn me up. Come on, oh, sex bomb, and I know my sex bomb. Ah, and music, I'm a lady when I music, come along. Sex bomb, and I know my sex bomb. Ah, and music, wanna turn me on. Ooh, ooh, ooh. No, the lie, shore of the line. No, we wanna set you free, the non-wa-lie. No, we wanna fight and show around the line. No, we wanna look in more. Sex bomb, oh, sex bomb, and then you're my sex bomb. And music come alive when I music come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And music wanna turn me on. And music wanna turn me on. And music wanna turn me on. Questa non era la mia, ve posso dire la mia? Allora me la dico, ta di gatte. E uno, e due, e tre. Ma sono scordata! Bravo Matteo! Matteo Del Campo! Tutto colorato! Allora, che cos'era? Selvaggia, vuoi dire la tua? Sì, voglio dire la mia. Cos'era? Che hai fatto? Per me è un genio. Cos'è? Un genio ma non possiamo siamo a livelli però. Altissimi. No. Aspetta, scusate, no. Io veramente al top. Mi rifiuto di mettere nella casella genio chiunque salga sul palco e faccia cose a caso, perché è troppo facile. No. Cosa hai fatto? Cos'è? Una parodia no. Un'imitazione no.
Sono me stesso, un personaggio. Sì, sei matto totalmente. Allora. Me stesso, un personaggio. È pazzo, guarda, è pazzo. Anche Jimmy il fenomeno ha cominciato così. Quindi voglio dire... Prego, se voi riuscite a cavarne qualcosa, prego, prego. Quindi Selvaggio, quello era il tuo giudizio? No, non era un giudizio, no. Io volevo capire che cosa fosse. Ha constatato. Cioè, ok, una domanda, poi si esprimerà. Poi esprimerà il suo giudizio. Passiamo a Diego. Tu di dove sei? Di Foggia. Ah, vedi che c'aveva qualche nesso con Jimmy il fenomeno. No, no, sì, però ci aveva zazzato. Dicevo, no, ma tu lo fai già in serata, questo, cioè lavori, vivi di questo tu? Per la verità faccio un laboratorio a Foggia. Laboratorio di che? Di ceramica? No, è comico, ecco. Vabbè, voglio dire, ma tu questo personaggio l'hai già portato in giro? In giro per l'Italia? Beh, sì, per Foggia almeno. No, il laboratorio? Sì, per Foggia sì. Quindi sei ancora qui con noi e quindi vuol dire che... L'hai passata a liscia, insomma. Va bene. Non ti hanno menato. È già un bel passo avanti. Paolo, a te la parola. Quanti anni hai, Matteo? 22. Guarda, noi... Dunque, io credo che non si debba sempre capire tutto. Ci sono delle cose che non capisco e che mi piacciono, anche se non le capisco. E noi dobbiamo cercare una persona che poi possa avere anche un valore, una valenza anche per il cinema, per noi cerchiamo una faccia. Ora i miei colleghi forse hanno qualche resistenza, per me no. Sei fantastico. Grazie Paolo. Prima però di capire se i vostri pareri sono positivi o negativi, voglio sentire Salvatores. No, come diceva prima, ci sono delle cose che uno, Paolo lo stava dicendo, ci sono delle cose che ti magari non le capisci e ti piacciono, devo essere sincero, io non l'ho capita e basta, ma senza avere nessun problema con lui, che mi è molto simpatico, certo. E poi a 22 anni, stavo pensando, ma il ballerino invece che il comico, no? Non ti piace? No, è un ballo... Più che ballerino è un ballo simpatico, ecco. Ok, no, io te lo proponevo, sì, no. come professione, come alternativa al comico. Che okay. È comunque un'arte. Comunque, no, sei molto carino, sei molto simpatico, grazie. Però non allora, è il mio tipo di comico. Io quello che penso che Gabriele voglia dire, sicuramente ti avrebbe chiamato in un suo film se serviva uno che faceva così. Però se non serve proprio quello lì, è difficile fare una roba vicina. Quello cioè è molto specifico, ecco, quello che voleva dire forse Paolo è una follia, ma è una follia che poi va imbrigliata, la follia è un cavallo al galoppo che però devi dargli poi tu una direzione, capisci? Comunque, riassumendo, Paolo mi sembra un allora, sì. Io trovo che comunque siamo di fronte a un ragazzo giovane che è una persona e anche personaggio, si vede anche da come si è vestito, questa camicia perfetta per dipingere ma anche per far serata, perché se ci vomiti sopra non si nota, quindi io dico assolutamente sì. Sì per Paolo Ruffini. Selvaggia Lucarelli? No. Ecco, adesso siamo un sì e un no. Se Diego dirà sì, esprimerà un parere positivo, allora... Tu sarai ammesso al giudizio finale. Se Diego dice no, invece, c'è solo un sì, quello di Paolo Ruffini, e quindi diventerà determinante il voto, insomma, il giudizio del quarto giurato. Quindi la parte cetriolata ce l'abbiamo io e Gabriele, se vogliamo. E quindi io direi un sì. Quindi se tu hai detto sì, è passato automaticamente al giudizio finale. Vai nel backstage con ritmo. Tra l'altro, Matteo Del Campo mi ricorda moltissimo, non so se ricorda anche io, l'ho preso al provino, perché appena ho visto fargli questa cosa, mi ha fatto ripensare, vi ricordate Christian De Sica, quando io ero bambino che faceva "Trenino va, trenino va, ma c'è chi dice che va a caffè, a lecca, lecca, creme caramel, a noccioline, a gomma americana, Ve lo ricordate? No. Ecco. Tanti anni fa, e se ce l'ha fatta Christian De Sica, forse anche Matteo potrebbe farcela. Ma scusa, ma tu vuoi dire che eri piccolo quando era già vecchio Christian De Sica? No, lui era giovanissimo, faceva una trasmissione per bambini, con sto frac rosa. Sì, basta, entrava... abbiamo capito tutto. No, era molto carino.
Allora, giurati! Grazie, eh? Anzi, veramente, a nome di tutti, grazie per questo... Per questa chicca. Aneddoto. Questa è una cosa carina. Beh, un bel ricordo, quando ero per bambino. Per Christian, soprattutto, per Christian. Beh, quando insomma, anche lui ogni tanto lo ricorda, questo aneddoto. No, sì, questa... Certo. Bene, possiamo andare avanti. Il prossimo comico di questa serata, giurati, è un duo, in realtà. Quindi siate stoici, ma non scolastici. Loro sono... Sara Giusto e Loris Gacina! Buonasera a voi. Buonasera, allora, noi vogliamo farvi vedere com'è possibile fare dei numeri in un modo semplicissimo. Vabbè, a parte lei che li sa solo dire, insomma. Lui è un io metro... sono un ex chef. Un ex chef, ora metro, io mezzo metro, quindi insieme facciamo un metro e mezzo e vogliamo dimostrarvi com'è possibile divertirsi con dei numeri. Non per solo mangio con le uova, siamo stati qui fuori, cari amici, abbiamo preso insomma un po' di uova, un po'. Abbiamo queste per esempio di gallina, poi abbiamo delle uova insomma particolari. Signori, con signori, 20... molto più difficile. Ma queste si sono rotte, aspetta, no? Ma no, per favore. Aspetta, dovevo metterlo sopra. Signori, numero di biliardo adesso cadrà. Per favore, tocca a te. E ora numero di equilibrismo. Signori, mai fatto. Incredibile. Signori e signori, rullo di tamburi, signori. Ah, io a 6 metri d'altezza. Signore e signori. Per favore, per favore. Oh, che sta il gradino. Ho detto che dovevamo fare una bella figura. Signori e signori. Lo faccio solo sul dito. Eccolo. Oh, il gradino. Il gradino. Il gradino di equilibrismo. Cascati. Ma signori, noi vogliamo fare un numero davvero serio. Attenzione, un uovo, li abbiamo già rotti. In cucina si possono fare anche giochi di magia. Signori, abbiamo un uovo, voilà, concentratevi. E uno, e due, e tre, e voilà. Signore e signori, l'uovo! Rocco Bello, signori, eccolo qui con noi. È lui che ha dato le uova. Olè! Ed è anche colorato, più colorato di così. Bellissimo, grandi. Grazie. Sara Giusto e Loris Gacina. Ci avete stupito con questo bellissimo animale. Tra l'altro mi chiedo, ma è nato prima l'uovo o il pappagallo? In questo caso la mamma del pappagallo che ha fatto... Attenzione, lì che abbiamo rotto le uova. Diego, parla tu per primo. Io l'ho fermato, mi ero teso, sapendo che vi sarebbero probabilmente arrivate le uova addosso. Adesso sentiamo cosa ne pensano anche i miei colleghi. Selvaggia, tocca a te. Non è facile. No, io non cerco una faccia da cinema, non cerco un attore, non cerco... di un fidanzato. Insomma, sempre, quello sì, quello sì. Un pelluto. Ma cerco semplicemente un momento di divertimento. Paolo. Allora, ciao ragazzi. Ben trovato. Ma guarda, siete veramente molto carini e molto simpatici. Vi dico, secondo me avete fatto un gran casino. Cioè, avete fatto un casino perché ci avete messo nelle condizioni di non riuscire a capire bene che cosa potesse accadere. Vorrei sentire il giudizio di Gabriele Salvatores. Devo dire che anch'io trovo che, come diceva Diego, un pochino... tutto troppo finalizzato a questa cosa della caduta delle uova. E non è però il mio tipo di comicità. Selvaggio, da quello che ho capito è un no, sì o no? No. No. Paolo? No. Diego, tocca a te. Per me no, anche per me. Beh, anche perché ci voleva più clownerie. Per adesso è un no e io vi invito chiaramente, come se fosse una foresta amazzonica, cioè, ad accomodarvi nel backstage. Però, chissà. Per adesso vi ringrazio. Che i sogni si grazie a voi. Secondo me sì. Bravi, grazie a bravi voi, per me. Cosa... Bravi grazie per mille, me, molto bravi. Voi, grazie. Siete nel mio cuore. Grazie. Siete nel mio cuore. Grazie. Un momento molto bello, grazie per questa esperienza, ne trarremo i frutti utili. Giurati, mi raccomando, siate scaltri ma senza barare. E lui, Carlo De Benedetto! Beh, chi pensavate che c'è? Uscire Brad Pitt. Io sono l'ultimo dei grandi guerrieri ninja, maestro di arti marziali della famosa palestra orientale del sud del Giappone, la Shitusang.
Quando sono nato io, quella notte il ginecologo, per potermi dare lo schiaffo, ha dovuto chiamare 4 buttafuori. Non ci riuscivo, ci paravo tutti i colpi, ci paravo. Vedete le mie spalle? Si chiama Katana. Era di un grande samurai, Niccolò di Bari, che ce l'ha data mio nonno, mio nonno l'ha data mio padre l'ha data a me, io ce la darò ai miei figli. Sai come la chiamiamo questa qua noi? La Katana di Sant'Antonio. Il mio Carlo. Carlo. Tan, 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 tan. Il pubblico. Allora, presidente, ti ho visto tanto ridere. Ti ho visto ridere, dai. Ma ridere perché mi ha spiazzato molto, è uscito. E quindi questo è un grande pregio. Se tu fai 4 battute che fanno ridere, meglio 4 che fanno ridere che non 14 delle quali 10 devi dimenticarti. E poi questa idea qua dei movimenti, la musica, insomma, c'è tanta roba, un personaggio secondo me che funziona. A me è piaciuto, bravo, complimenti. Ho visto, tra l'altro, ho visto ridere tantissimo anche Selvaggia. È vero, Selvaggia? Sì, perché lui fa cose che non ti aspetti. Cioè, sembra inizialmente questo ninja imbattibile, poi si mette a ballare come Raffaella Carrà. Io volevo capire, ma tu sei un padre di famiglia, no? Aspetta. No. No. Perché c'è... Ma cosa c'entra, scusa? No, perché immagino, perché capisci? Se avevo un figlio, immagino una moglie e dei figli che lo vedono ballare così. Cioè... Beh, ridevano anche loro. Cioè, quanti balletti di questo tipo hai? Quante frecce nel tuo arco hai? Parecchie. Cosa balli, oltre a quello che abbiamo ma visto? Oltre a questo faccio proprio la danza del ventre. Faccio tante altre cose proprio. La danza nel mentre, cioè mentre la fai anche quello. Quel mentre, sì. Bene, interessante. Comunque mi hai divertito. Invece Paolo l'ho visto basito. No, mi immaginavo, perché io pensavo a Kung Fu Panda mentre lo vedevo, che è... quello, davvero. No, no, sono basito. No, mi ha divertito molto anche a me. Sto basito perché gli abilissimi autori mi hanno sottolineato che tutto questo nasce da un'esperienza che tu hai fatto nei Carabinieri. Sì, è vero, è vero. Come i Carabinieri? È vero. Quindi perdonami se ero basito, capito perché ero basito. Saranno contenti i Carabinieri. Cioè, cosa vuol dire, scusami? No, io rifatti quel giorno, quando ho fatto il giuramento, il generale si alzò perché ho fatto uno spettacolo per tutti i Carabinieri e mi hanno detto, oi, De Benedetto, già noi Carabinieri siamo sulla bocca di tutti, per piacere, per quest'anno sii serio, ti prego. Questo detto da un grande generale. E poi io mi piaceva sempre questa cosa del inox, NCIS, cose di sto genere, no? Che non sono mai entrato. NCIS, gruppo hard metal, rock. NCIS. NCIS. E poi c'è anche l'FBI, che sarebbe Foggia, Barletta, anche dintorni, per esempio. Tu non fai più il Carabiniere, ovviamente, sei... Però... Non l'ha mai fatto. Spesso, Paolo, spesso vado, faccio lo spettacolo nella scuola lì di Carabinieri di Torino e a loro dedico sempre lo spettacolo. Pensavo dicessi spesso mi fermano. Ma no. Questo sì, veramente fanno anche male. Gabriele, tu cosa ne pensi? Mi è piaciuta molto la follia che c'è dietro tutto questo. Ora, grazie. E per quello che anch'io speravo che sinceramente non ci fosse una famiglia dietro, perché voglio dire, no, scherzo davvero, anzi credo che se un bambino si divertirebbe molto, ecco, quindi bravo. Ricapitolando, Diego, per te un sì o un no? Un sì. Grande. Selvaggia? Sì. Paolo? Sì. 3 sì. Sei promosso al giudizio finale, vai nel backstage con i tuoi colleghi. Ciao grande. Madonna, che cose. Cosa non è un sudo? Sudo tantissimo e se non ci credete io faccio 12 ore di allenamento tutti i giorni.
ma non si vede, lo nascondo bene. Però insomma, voi non avete visto me ballare. Guarda che scioltezza, questa è salsa. Si dice che Dio ama chi danza. A me mi rispetta. Ci vediamo fra pochissimo. Ripartiamo subito perché, come diceva Napoleone, si può perdere una battaglia ma non si può perdere un minuto, perché è proprio dopo un minuto che la nostra giuria può interrompere i nostri comici. Giurati, siate austeri senza essere troppo biblici. Stanno arrivando loro, i Calabroni! Sapore, ma in fondo abbiamo un grande cuore della bandiera, non ce ne frega, viva la pasta, nessuno ci piega. Buonasera a tutti, signore e signori, noi siamo italiani, ma veniamo dalla Calabria, dove un tempo c'era la Magna Grecia. E ora c'è il Magna Magna. Hanno così mangiato, ma così mangiato che non ci hanno lasciato niente. Perché da sempre noi calabresi facciamo la dieta mediterranea, che è a base di peperoncino. E il peperoncino lo mettiamo dappertutto, nel caffè. Nel latte. Negli armari. Nelle banche. I sportelli bancomat in Calabria non erogano soldi, ma piccantini. Ecco perché noi calabresi non abbiamo il conto arancio. Ma abbiamo sempre un conto in rosso. Rosso peperoncino. Ma in Calabria abbiamo il campus universitario più grande d'Europa, dove hanno appena introdotto una nuova facoltà di studi. L'andranghetologia. Oh. E dopo i test d'ammissione abbiamo avuto piena facoltà. Facoltà di non rispondere. E io invece rispondo e dico: venite in Calabria! Perché? Perché? Se vieni in Calabria per dare un messaggio, viaggi tranquillo e non paghi il pedaggio. Se vieni in Calabria con la gente buona, ci trovi di tutto ma niente funziona. Se vieni in Calabria e non vai all'Expo, ti ubriachi sicuro col vino a Cirò. Se vieni in Calabria, ma vieni davvero, ci trovi l'amore, l'amore sincero. Tutto il mondo non è paese, tutto il mondo è calabrese. Evviva la Calabria! I Calabroni! Poi terra piena di proverbi, no? Aneglia vascia umalutiambula. Ragazzi, scusate, vi interrompiamo, noi dobbiamo anche lavorare. Ma siete carini. Interessante il proverbio. C'è bel tempo in giuria? Allora, comincia a parlare Paolo Ruffini. Buonasera, io avevo voglia tantissima di vedere un duo calabrese, perché la Calabria c'ha bisogno, secondo me, anche di esprimersi ad alti livelli in comicità. L'ha già fatto con alcuni personaggi, però secondo me ci sono ancora delle possibilità. Ho trovato divertente il meccanismo, però io non ho trovato tante risate, purtroppo. Selvaggia. Speravo che fosse più una satira di natura sociale, invece è diventata un po' più folcloristica. Ecco, secondo me dovreste spingere un po' di più, essere un po' più coraggiosi e fare più una satira sociale, raccontarci chi sono i calabresi, farci ridere su quello. È un po' poco, potete spingere di più. Grazie. No, io direi che non è un po' poco, è un po' diverso. Loro fanno una cosa prettamente popolare, da feste di piazza, che sono poi delle cose molto piacevoli. Però uno va e dice: ma come andate in Calabria? Funziona? Lavorate tanto voi? Avete che riscontro avete di pubblico in Calabria? Nelle carceri lavoriamo. Bene, bene.
veramente. Quindi questo è per farci capire che dobbiamo... No, spiega. Abbiamo un pubblico... Non ce ne va nessuno. Ah, certo. Però ne vale la pena, Invece degli altri posti, delle altre regioni, funzionate, cioè, voglio dire, sì. C'è una differenza? Siete prettamente calabresi o avete un pubblico più nazionale? No, facciamo della satira nazionale, tipo sulla politica, sulle istituzioni, sulla crisi. Quindi cioè, il repertorio sarebbe più vasto. Abbiamo anche un riscontro ottimo, voglio dire, in giro in Puglia, in Campania, voglio dire, sì. E l'obiettivo che conta molto spesso? L'obiettivo è quello di essere popolari e semplici, c'è. Può non combaciare con il gusto personale, però delle volte uno può anche criticare una cosa che invece funziona nell'ambito. No, adesso si impara tanto. Era giusto per dare per lasciare la parola a Gabriele. Allora, io invece ho apprezzato due cose. Uno, proprio questa derivazione strettamente popolare. Mi rendo conto che può io, sai, sono di Napoli, quindi sempre il regno delle due Sicilie, mi riconosco per certe cose. Borbonici. E poi effettivamente c'è un tentativo invece di parlare di cose reali, e questo io l'ho apprezzato. È vero però, come dice Paolo, e qui... sarebbe, se no avremmo trovato quello che piaceva a me più di tutto, magari qualche battuta in più, un pochino più di comicità può essere. Detto questo, però, a me siete piaciuti. Quindi, riassumendo, vediamo se questo parere positivo può essere determinante. Prima posso sentiamo però domanda, i nostri Gabriele, giurati. Scusami, Paolo, una domanda sola. Ma io pensavo ad esempio che... potevate giocare anche di più sul dialetto, no? Questa cosa qua, per esempio, io me l'aspettavo, non l'ho tanto trovata, capito? Vabbè, arriviamo. Comunque va bene. E voglio sapere se per te è un sì o un no, Paolo. Ma sai cos'è? No, ti dico, no. Non... Il problema è che non mi avete fatto troppo ridere, però non. Però. Sì. In ordine di giudizio, lo ha dato prima di Diego, l'ha dato Selvaggia, per te è un sì o un no? Sì, molto indeciso, ma un sì. Sì? Diego, facciamo l'unplane oppure no? Io per essere giudice fino in fondo, siccome gli arbitri, i giudici, si sa come li considera la gente, dico no. Però due sì vi promuovono al giudizio finale. Andate dietro al backstage e non finite l'anduia, che tra poco ve raggiungo. Il maestro, prego. Posso? Prego. Scusami, prego. Perché lei ha detto una cosa importante, prego, che forse non è stata. Cioè, se riusciste a non giocare solamente sugli stereotipi, tipo, ma andare nel fondo delle persone che in Calabria sono interessanti, sono raccontateci quelle. Esatto. Raccontateci le paure, le gioie, gli incubi dei calabresi. Lavorare, questo è più interessante. Grazie. Lavorare più sui testi. E con il consiglio di Gabriele Salvatores potete andare nel backstage. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Da quattro colossi come loro ricevere degli elogi, delle critiche e soprattutto dei consigli, ecco, per noi è una cosa vera, veramente importante. Abbiamo cercato di fare quello che è il nostro stile, cerchiamo di seguire i consigli della maestra Lucarelli, perché è vero, posso un po' stereotipizzare insomma questo peperoncino effettivamente. Ma in tutto sommato noi siamo felici del voto che abbiamo avuto, del giudizio, siamo felici già di essere qua. Giuria, siate terroni ma non sonnacchiosi per Vincenzo Zenti. Buonasera a tutti, mi chiamo Vincenzo appunto, vengo dalla Lucania, meglio conosciuta anche Basilicata per i non terruni. Comunque, mentre salivo qui a Milano mi è capitato tra le mani un giornale nella cabina del treno. E sulla prima pagina ho letto matrimoni gay e adozioni gay. Cioè, tra me e me ho cominciato a ridere da solo. Io perché ridivo? Perché tra me e me pensavo, cioè la mia mente malata, pensavo, cioè, c'è solo se fosse tra noi il grande Massimo Troisi. Cioè, che cosa direbbe Massimo sull'argomento? Cioè, c'è una situazione proprio e particolare, cioè, non è che... No, non lo dite, perché
Non io sono contrario ai matrimoni gay, perché per favore c'è se no vanno scrivendo. Massimo Troisi ha detto che no, non sono contrario. No, io vorrei dire un altro parere. Secondo me è difficile crescere una creatura, perché già quando sono creatura sono tremendo. Io mi ricordo quando ero piccolino, ero proprio tremendo. Quando arrivò un momento di mangiare, mamma mia, ci pazzo proprio, una cosa proprio. Massimo che ti prepara la pasta, dopo 2 minuti, ma no, oggi ho cambiato idea, voglio panino. Dopo 2 minuti, ma sai che c'è? Volevi la carne? Sì, Massimo, vaffanculo, ma proprio non è cosa che tipo, non è cosa. Ma fanno solo parlare a me, Lino non dici niente, eh? Lino, effettivamente eri un po' fetente, diciamo, mettiamolo. Uno. Ai. Questo significa che 2 giurati su 3 hanno premuto il pulsante e hanno fermato la tua esibizione. Chiedi la parola a Diego, come tu sai. Come so io? Diego, c'hai davanti Diego Padantoni. C'è Diego, ma tu veramente mi vuoi eliminare a me? C'è veramente tu mi vuoi eliminare a me? Sì, ma tu che tipo... ma veramente, io so... Devi fare la gira a volta, se no non viene giusto. Ma sono dimenticato, c'ho tanto di quei problemi, c'ho ma ti capisco, te. Ce lo vedo che mi capisci. Sono cose che ti rotano dentro. Certamente, rispondi, no? Certo. Perché, no, da che tabù fai parte tu? Io sono chihuahua di natura, come tipo di... Cazzo, c'è chihuahua. Senti una cosa, ma... Diego, a te la parola. Hanno messo un po' a posto i testi, perché sennò uno si ferma, poi c'è un personaggio come Troisi che faceva la sua grandezza era... Il fatto che sembrava tentennante, sembrava che dicesse poco, poi invece con 3 parole arrivava un concetto molto importante. Direi che è carina la l'imitazione, ma che il testo manca. Ok, sono 3 così no. Tocca... No, dico sì, cioè sì, dico sì, sì. Ho sbagliato, dico sì. Non riesco mai a arrivare a Gabriele. Scusate. Vuole passare la palla al quarto giurato, perché Selvaggia e Paolo hanno cliccato il pulsante, quindi matematicamente è un no. No, il primo problema che vedo è che noi stiamo cercando qualcuno, questo contest serve per assegnare un premio importante in denaro, importante, sì. Ma soprattutto per poter fare poi del cinema o del... un imitatore è difficile da traghettare al cinema, dovrei vedere te, non Massimo Troisi, e quindi questo mi ha lasciato un po' perplesso. Posso dire un'ultima cosa? Massimo Troisi, se stava leggendo sul giornale dei matrimoni gay, avrebbe riso, ma per il fatto che nel 2016 se ne sta ancora parlando da noi. Questo sì. Però noi dobbiamo capire se è un sì o un no. E non ho elementi abbastanza per giudicarlo, quindi un no, mi dispiace. No. Posso dire solo l'ultima cosa? Poi un errore tattico. Sapendo che potevamo interrompere... E essendoci io, se volevi un minimo imburrarmi, mettimi per primo, così sicuro che si così non hai fatto neanche il tesoro tempo. Di questi consigli e vai nel tempo. Backstage insieme ai tuoi colleghi. Grande vantaggio. Ciao, grande. Ciao. Per me è tutta esperienza, perché alla fine per me è una prima apparizione in TV, non, cioè, anzi avere un giudizio da 3 mostri come loro è già tanto. Siate leali senza essere troppo fausti. Ah. È arrivato il momento di Michele Giunta. Buonasera, madame e monsieur. Il mio nome è Michel Michou, sono un dog trainer, un addestratore di cani. Sono qua per dare qualche consiglio. Per essere un bravo addestratore di cani bisogna avere 3 cose, ok? Scusami, 3 cose. Scusate, non sono ancora molto bravo a fare i numeri con le dita in italiano, scusate. Dicevo, bisogna avere 3 cose, la prima è l'amore, la seconda è il gioco.
L'amore è un toccasana nell'addestramento dei cani. Io voglio bene a tutti i miei cani, ma a un cane in particolare, forse perché è più anziano degli altri, ci voglio più bene di tutti. Quindi è brutto da dire, voglio più bene a lui della mia fidanzata, tranne quando fa la pipì sul divano. Sta stronza. 35 anni, diplomata. Non è bello. E poi il gioco è un toccasana nell'addestramento dei cani. Io sto al parco tutta la mattina col mio cane, ci rilancio la palla, all'inizio lui si diverte, ma poi a momenti mi sbrana, ho capito una cosa del mio cane, toccaci tutto ma non le palle. Io sono una dog trainer, sono un addestratore di cani specializzato nell'addestramento dei cani molecolari. I cani molecolari sappiamo che sono quelli che si usano nel ritrovamento delle persone scomparse. Io ho un particolare addestramento che è atto mio personale: faccio nascondere la mia fidanzata al di fuori dell'abitazione e poi al mio cane faccio usare una t-shirt, una maglietta della mia fidanzata. E poi gli do un ordine al mio cane: cerca. Beh, lui è fenomenale, me la stana sempre, anche quando lei è nascosta sotto le coperte dentro il letto del mio vicino di casa. Sta stronza. È un po' il ritrovamento, devo ammettere, è un po' scioccante, un po' hard, anche a volte anche hardcore, ma in quel momento l'importante è la ricompensa, il biscotto. Ovviamente sto parlando per il cane, perché cioè, lei già la ricompensa l'ha già trovata col mio vicino di casa, no? Ovviamente io ho finito, vi do un indizio, un suggerimento. Se volete andare sul mio sito internet, l'indirizzo è questo: addestratoredicani.it. Grazie. Michele Giunta. Michele Giunta ha perso il bollino. Anch'io litigo col mio cane, lo sai, gli tiro il bastone e lui lo riprende e me ce mena, pensa te. Adesso diamo la parola alla nostra giuria, cominciando da Diego, il nostro sommo Diego. Devo dire, insomma, è garbata, una garbata prestazione. Garbato è un termine che vuol dire che non è stato volgare, è stato carino, è alla ricerca di un personaggio. Ci sono... In tre minuti che abbiamo seguito ci sono tre battute, quattro, ce ne vorrebbero 30. Forse dovresti cercare di valorizzare il linguaggio, cioè o hai 10 battute, 15, oppure il linguaggio di per sé funziona e quindi ti bastano meno battute. Così però una delle due cose va un po', va messa a posto. Te Paolo? Ciao Michele, ciao. Sì. Michele, ciao, buonasera. Io ho notato all'inizio che tu eri molto emozionato e la prima battuta, quando hai detto ad esempio delle tre cose che poi hai giocato con i numeri, sì, eri veramente molto emozionato, non ci hai creduto tanto, no? E credo che all'inizio si sia sentito un po' un impatto nell'esibizione. L'esibizione ha avuto questo processo, poi dopo ti sei scaldato e per questo te lo domandavo. Tu che lavoro fai? Lavoro in un'agenzia di comunicazione. Sono arduo. Allora, il personaggio è fico. Non sei francese? No, sono veneto, anzi. Un dog trainer. Quindi molto bravo, ha ingannato tutti, vero? Dog trainer francese. È un personaggio che ci sta, è figo. Io ti dico, ho vissuto questa tua emotività come una piccola defaianza iniziale. Però l'esibizione, secondo me, è stata carina. Non è stata certo brillantissima, però è stata carina. Grazie. Selvaggia. Perché hai scelto di farlo parlare in francese, con questo accento francese? Perché ho conosciuto un personaggio, non era neanche un addestratore, aveva due cani quando sono andato a fare una vacanza in Normandia e aveva questo accento, aveva francese. I baffetti, aveva anche la maglietta, adesso non mi ricordo se è esattamente questa, però era molto bohemien, diciamo così. Ok, perché il personaggio è un po' fragile nei contenuti e nei testi. E l'accento francese gli dà anche una sua leggerezza, una sua poesia. Tu sai che io ho un po' la fissa per la volgarità, cioè non voglio sentire battute volgari. Nel tuo caso è proprio inutile la battuta quella sul doppio senso sulle palle del cane, cioè levala, toglia. Ruffini ti consiglia di tenerla, quindi diretta a me levala. Il nostro Gabriele.
trovo, anche rispetto al discorso che facevo prima a proposito del cinema e di chi vincerà questo contest, eccetera, che lui è più attore che comico, sinceramente. Sei, hai una bella faccia, no, nel senso, non faccio intesa, adesso non ti vedo bene, ma insomma, e sei bravo, cioè, come diceva giustamente Selvaggia, il personaggio c'è, i ritmi ci sono, non perdi cose. Personalmente amo molto le donne e amo molto i cani, faccio un po' fatica a metterli insieme come anch'io, hai fatto tu, ecco. Fatica. Ok, va bene. Diego, per te è un sì o un no? Ma per me è un sì, perché ho detto, come riassumendo forse quello che dicevano anche i miei colleghi, ma il personaggio c'è, mancano un po' di battute, ma c'è una strada da percorrere, quindi sì. Grazie. Paolo, per te è un sì o un no? Sì. Sì, per te Selvaggia? Sì. Sì, all'unanimità. Grazie. Vai nel nostro backstage. Grazie a tutti, grazie. Bravo. Stava bien. Il cane mi ha salvato. Di eccezionale veramente è ormai entrata nel vivo. Sei fantastico. Manca ancora l'esibizione di alcuni comici della prima manche, ma intanto hanno già superato la prova Bro Gildan, Matteo Del Campo, i Calabroni, Michele Giunta, Carlo De Benedetto. Chi di loro riuscirà ad accedere alle semifinali? Detto questo, però, a me siete piaciuti. Fine puntata, solo 5 dei miei preziosi comici andranno in semifinale, più un sesto scelto dal nostro maiuscolo quarto giurato Gabriele Salvatores. I comici che si sono esibiti sono nel backstage. Prima di continuare la gara io vorrei farveli salutare. Ehi amici miei, come va? Bellissimo. Sembra già un cast per un film che non uscirà mai. E per un TSO anche. Poi dicono che i comici fuori dal palcoscenico sono tristi. Non è vero per niente. Ci vediamo dopo, ragazzi. Forza, caldi. Il ninja ricorda Gianni Fantoni ora. Adesso sono tristi i giudici. Intanto però torniamo alla gara. Loro sono Rino Manada e il suo complesso. Sono Rino Manada, cantante italiano di successo in Albania, e il mio complesso. Sì, sono io il complesso. Zitto tu. L'Albania è una terra che mi ha dato il successo, mi ha dato i Natali e mi ha ospitato per i Capodanni. Io già nel 1990 sono stato in Italia, ho partecipato e vinto il Festival degli Sconosciuti. E tale siamo rimasti. Zitto, Tremona, zitto. Dammi successo, maestro. Ma stasera sono in Italia in esclusiva mondiale per presentare... Che cazzo ridi? Per presentare il mio ultimo CD dal titolo Ciao, che cosa si dice di me in Italia? E gli italiani hanno risposto all'unanimità. No, niente, perché qua in Italia? Chi cazzo ti conosce? Molti artisti di successo hanno contribuito a scrivere per me delle loro canzoni omaggiandomele. Vasco Rossi ha scritto: vai al massimo, rimani in Albania. Marco Masini: vaffanculo. Vaffanculo tu. Dammi successo, Questo è il successo. Questo è il massimo che potevi avere tu, visto che non sei famoso neanche a casa tua. E ricchi e poveri, che sarà della tua vita, chi lo sa? Ma pensate ai cazzi vostri che state così rovinati. E Massimo Ranieri, erba di casa mia, da dove io ho estratto un singolo e l'ho chiamato l'erba dell'Albania. Vai con la base, Tremona.
serva dell'Albania. La Maruiana e poi correvo via. Quanta emozione, un tiro ad un cannone. Tu che dicevi piano, amore mio, fumiamo. Erba seccata al sole, sul prato i nostri panni ad asciugare. E mentre io insegnavo a far le canne, come un acerbo fiore, le costruì in cannone. Un'altra partita vera, quando capiterà, se vento per fa stasera, in Albania si tornerà, spacciare un'altra volta, ecco cosa farò. Selvaggia, perché hai pigiato? No, loro mi interessano molto come uomini, meno come comici, diciamo, vorrei capire qualcosa di loro. A parte che mi fa molto più ridere, lo dicevamo con Diego prima, il loro nome Rino Manada e il suo complesso, perché sì, sono in due e nessuno dei due suona, tra l'altro. E volevo capire come si forma questo duo. Rino, tu sei la colonna portante e lui è la tua spalla? No, io sono il frontman. Tu sei il frontman. Così ho sentito dire in televisione. Da quant'è che sei la sua spalla? Da 16 anni. Da sì. 16 anni? Sì, lui nasce come fan. Non lo fa neanche rispondere, che dico. Non tanto, diciamo, perché poi si allarga il fan. È una cella più che una spalla. Aspetta, lui nasce come fans. Sì. Nasce come fans, poi è diventato la tua spalla. Dico a te la parola. No, volevo dire, ecco, l'impatto è formidabile e la partenza è ineccepibile. Poi sì, vi perdete in questa storia della marijuana, dell'erba. Il testo è molto più debole di voi. Cioè, talmente partite bene che si accentua la debolezza del testo. È un peccato perché ci sarebbe potenzialità. Secondo me voi così, se non fate niente, andate in Piazza del Duomo, portate a casa i soldi. Cioè da fermi proprio così. Capito? Quindi c'è un potenziale superiore a quello che poi è la sostanza, insomma. A te Paolo. Apprezzo molto quando c'è un'interazione con il pubblico, mi diverte un sacco, si vede che tu c'hai un certo tipo di facilità e di familiarità con il palco. Però il pezzo e l'esibizione è stata discontinua in effetti, eh. Adesso voglio sentire che ne pensa di questo grande duo Gabriele. Sono assolutamente d'accordo con gli altri giurati, cioè l'impatto visivo è fortissimo, siete personaggi. Avrei una domanda, ma quella che avete lanciato è erba vera? No, non si può, non si può, non si può, non si può. No, perché se no la pulisco io la pedana dopo, insomma, invece che la signora, dai. Grazie, caro. È salvia, è salvia. Quindi, Selvaggia, per te è un sì o un no? Io, visti i 16 anni di esperienza, non posso concedere attenuanti, quindi dico no. Diego? Per me è sì, assolutamente. Paolo? Grazie. Rino Manada e il suo complesso. Sì, sono io il complesso. Sì. Poteva essere sì, anche il suo sì, complesso. Sì, 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 assolutamente sì. Sì, siete stati promossi al giudizio finale. Se prima di andare volete fare uno spot, tu so che c'hai in uscita un CD. Sì, io... Uno spot veloce, eh? Sì, praticamente nei 25 anni di attività esce questo mio cofanetto che contiene 5 CD di brani inediti più un chilo di salciccia e un'ospitata nostra col prezzo di 20 euro. Bene. Un ottimo affare. Grazie, andate nel backstage. Grazie mille. Ciao Rino. Siate generosi ma non spreconi per Marina Vitolo. No, 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 un momento, un momento. È un'emergenza, per piacere. Non possiamo cominciare, ho perso mio figlio. Sì, deve stare per forza qua. Si è appena fatto un selfie, si abboffa di selfie. Al mare con gli amici, in discoteca col gruppo. Scusa mamma, ma gli altri dove stanno? E mami a farsi i selfie vicino a me.
E noi non potevate fare uno solo. E dopo taggavo tutti io. No, mamma, tu non taggavi, no. Tu taggravi ogni giorno di più. E arrabbiatissimo. Perché non ha mai accettato la nostra separazione. Quella che non c'è stata. Troglo, mami, ma perché siete ancora sotto lo stesso tetto? È perché non riesco a portare fuori il divano, mammina. Mo parla milanese, perché si vergogna di me che sono napoletana. Sì, ma in uno capisco. L'altro giorno è venuto da me e ha fatto, Troglo, mami, ma tu sa papi è stato smartato. Martato? E non lo potevano crumare che faceva bandano con frigorifero. Ma che ha capito, mami? È stato tamponato da uno che whatsappava col telefonino. Ma l'italiano che l'ho correggiuto che ti ha giobbarato io, perché non lo parli? Perché non è cool. Sì, ma immagino fanno un culo tanto per da capire ogni volta. Ah, no, stanno sempre con questi telefonini in mano, si giuri, sempre così. Il dito più veloce del West. L'altro giorno persino il professore mi ha mandato un whatsapp. Signora, suo figlio contesta i voti, cosa dobbiamo fare? E io, la posso chiamare? Il correttore ha sbagliato, volevo dire chiamare. Mi hanno chiamato gli assistenti sociali. Allora ci ho mandato un messaggio vocale. Mi hanno mandato l'ufficio immigrazione con l'interprete di sostegno. L'ultima è venuta da me ieri. Troglo, mami, ho scoperto che mi piacciono i vegani. Non fa niente che si gay a mammina, ma non ti arresto, non dopo te potrò. Mo ci mando un messaggio vocale, dico, ma fai a scimmie da quando sei a sta casa. Non è cool, vero? No, no. Uè, testina, la Troglo mami ti aspetta per il brunch, ti ho fatto le cotolette di soia. Ciao, gioia, ciao. L'ha già fatto cool, va bene così? Brava. Marina. Già fatto, già guarda sposata, che anche qui in trasmissione siamo molto tecnologici, eh. I nostri giurati hanno il tablet, ma soprattutto c'è un climatizzatore portatile che Diego, se la regia lo vuole inquadrare, guarda. Più tecnologici. Questo ti fa capire come io sono vicino a lei. Sono, però devo dire che ho trovato carino il meccanismo. Educato al di là di tutto, magari la mia collega qua non sarà d'accordo, per me non era male, una bella prima iniziativa. Paolo, perché aveva un'espressione soddisfatta. Tu hai fatto una performance precisa, sei una monologhista, si vede che hai i tempi, sai come portare le battute, sei paracula al giusto, anche se a me non piace quando uno dice vabbè l'applauso se volete fare fatelo, quella roba io mi garba tanto, però è una paraculata che giustamente i comici fanno spesso, e quindi magari non hai dato quella brillantezza che mi fa dire wow, ci siamo, sono convinto, vai tranquillo. Se mi fai passare te la faccio vedere la prossima volta la brillantezza. Già questa risposta già mi piace. Che bella. Selvaggia, è vero che non è particolarmente originale, cioè sei una monologhista brava, però è davvero, come diceva Paolo, tanto brava tecnicamente, cioè grazie. Sei proprio una sì. Che lo sa fare, supportata da un testo forte, tu, cioè come direbbe tuo figlio, spacchi. Grazie Gabriele, di questa attrice mia amica che ho portato io, cosa ne pensi? Ne penso molto bene come attrice. Sono molto d'accordo con quello che dicevano loro. Tecnicamente non hai problemi. E la battuta più bella l'hai detta a Paolo prima. Te la faccio vedere io, la brillantezza, se mi fai passare. E la sincerità delle cose. È una preghiera proprio. È proprio una preghiera. Fai ridere di più con le cose sincere. Brava, brava. Grazie. Brava. Quindi ricapitolando, partendo dal nostro presidente di giuria, Diego, per te sì o no? Sì, va bene. Sì, per te Paolo? Sì. Grazie. Per Selvaggia? Sì. Sì, sono tre sì! Grazie! Sono contenta! Bello? Sì, tanto! Mamma, grazie Marina, vai nel nostro backstage! Infine io lo condivido, sto nel mezzo, non sono né eccezionale né una schifezza, insomma. Quindi temevo questo, di non essere eccezionale veramente. Giurati, siate intrepidi ma moderati per lui. Lui è Enrico Luparia.
Ho 23 anni. Ancora da compiere. E sono nel pieno dello sviluppo. Piacere, Tony Tormento, ballerino di lap dance. Lo so, voi vi starete chiedendo, ma questo come fa? Come fa a essere così in forma? Beh, oggi sono stato 3 ore dentro la vasca idromassaggio. Poi mi hanno chiesto che fa la compra. Essere belli è un problema, eh? Un via vai di donne, un via vai, un via vai, un via vai, una se ne fermasse mai. Proprio l'altro giorno, appunto, si è fermata una tipa americana, era talmente brutta che in faccia sembrava avesse una maschera. Lei mi guarda e mi fa, "Hello, Tony?" Io la guardo e le faccio, "Halloween?" La bellezza non è tutto, bisogna curare anche il rapporto con la famiglia. Io ho un rapporto bellissimo, in particolare con la mamma. Siamo sempre, sempre insieme. L'altro giorno, tra l'altro, era il compleanno della mamma, le ho mandato un messaggio con su scritto auguri. Lei mi ha risposto, grazie per gli auguri, dimmi solo chi sei che non ho il tuo numero memorizzato. Per chi fosse interessato all'articolo, il mio numero di telefono lo potete trovare in tutte le lavanderie a Jet Tony. Proprio lì sulla Jet Toniera. Il mio sito internet è www.mettigiulgettoneduroiltempodiunlavaggio. La centrifuga in omaggio. Punto coccolino. Bravo Enrico! E prenditi l'applauso Enrico, prenditi l'applauso del nostro pubblico. Più volte, devi sapere che più volte Diego ha espresso un suo, parere positivo, insomma, gli piacciono molto i ballerini di lap dance, vero Diego? No, è bella la cosa e c'hai una bella presenza. Bravo, bravo. Bella presenza, nel senso ironico della parola, nel senso, cioè la presenza giusta per far ridere, ecco. No, no, ma nessuno ha detto mai il contrario. No, è che non vorrei essere equivocato. L'autoironia mi piace, bello, mi piace. Voglio far parlare Selvaggia perché ha detto subito con soddisfazione bravo. Sì, devo dire che sei bravo, ma soprattutto sei molto sexy. Quindi so, se ti va bene uscire con una che ha 18 anni, io ci sto. Quasi 18, non ancora compiuti, vero? 18, 18. Quando diventa maggiorenne. A me piace tutto quello che è selvaggio. Allora, siamo fatti l'uno per l'altra. Paolo, beh, ridevi. No, guarda, ma anche solo per aver conquistato il cuore di Selvaggio Lucarelli. Mi sembra che è in profondità. No, ma mi sembra che la cosa che funziona poi molto nel comico e quando uno si mette in discussione si prende in giro e tutti quanti noi, vabbè, quasi tutti quanti noi sappiamo farlo molto bene. E però è proprio la cosa che fa molto ridere, già l'esordio è una bomba, quindi il personaggio è molto fico. Ho provato a farlo seriamente, però la puoi fare. Gabriele. No, e invece guarda, io ti fallo seriamente, che funziona secondo me, perché hai una parola lo stesso. Lui così come ci devi credere. Se ci credi un filo di più è perfetto. Bravo comunque. Bella e infatti il finale dove ci hai marciato funzionava quasi meno dell'inizio. Più ci credi, più sei. Quindi Diego è un sì? Oh, un grande sì. Un grande sì. Selvaggio è un sì. Sì, Paolo è un sì. Doppio sì, vedi? Sei promosso al giudizio finale, va Enrico! È stata dura, però ha fatto tutto il palo, è andato liscio come il palo. Bene, è andata bene. Tutti i comici della prima manche si sono esibiti, adesso voi giuria dovete votarli. Io invito chiaramente tutti quanti i comici, naturalmente quelli che hanno superato la prova, a salire sul palco. Avanti, miei tesori! I Procintan, Matteo Del Campo, Michele Giunta, i Calabroni, Carlo De Benedetto, Rino Manada e il suo complesso, Marina Vitolo ed Enrico Luparia. E a fine puntata i primi 5. Tra loro e quelli che si esibiranno nella seconda manche andranno direttamente alle nostre semifinali.
chiedo un applauso caloroso da parte del pubblico per i comici che si sono esibiti qui questa sera. Allora, giurati, avete qualche secondo per riflettere prima del voto. Via! Primo comico da votare. Un trio e sono i Progildan. Respira e spingi. Respira e spingi. Io mi sento disagio. Respira e spingi. Si vedono i piedi. Respira e spingi. Respira e spingi. Ha fatto proprio un bel maschietto, bravo. Paolo, i Progildan, per te? 9. 9 da Paolo Ruffini. Selvaggia. 7. Diego. Dico il voto e dopo però alla fine dirò una cosa. 7. Ok. E adesso è la volta di Gabriele Salvatores. 7. 7 anche Gabriele. Poi Matteo Del Campo. Sex bomb, sex bomb, and then you're my sex bomb. And you see come a lady when I music come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And you see wanna turn me on. And you see wanna turn me on. And you see wanna turn me. Allora Paolo, per Matteo. Io volevo dire anche una cosa che sì, prima non ho detto. Prego. Per me è importante pensare che ci siano anche dei ragazzi giovani che decidano di fare questo lavoro senza per forza essere degli youtuber, delle star del web, delle... cioè uno che si propone in una cosa da fantasista. Ti ha colpito? Matteo ti ha colpito? E infatti io gli ho dato... Dillo. Gli ho dato 10. Ma dai. Selvaggia. Cioè, non trovo ininfluente che uno sia o non sia su YouTube e gli do 2. Due. Beh, vedi come sono discordanti i pareri della giuria. Non è così, perché io a lui avrei potuto dare o Diego, uno o 10. Perché è la follia, però in un contesto dove c'è un lavoro, dove c'è... non è ancora sufficiente la follia, piglia uno. Va bene, va bene. 10, 2 e 1. Adesso è il momento di Gabriele. Odio i voti, a me lo dici. A me lo dici. Però qui ho sempre presi bassi. Esatto, io non... Ma poi spostando uno l'altro è saltato fuori un 3. 3. Bene, per Matteo 3. Adesso è il momento dei Calabroni. Se vieni in Calabria per dare un messaggio, viaggi tranquillo e non paghi il pedaggio. Allora, per i Calabroni, Paolo. 4. Selvaggia. 3. 4. Diego 4. Per Gabriele. 6. Adesso è la volta di Michele Giunta. Voglio più bene a lui della mia fidanzata, tranne quando fa la pipì sul divano. Sta stronza. 35 anni, diplomata. Allora, per Michele, il voto che dai a Michele, Paolo. 5. 5. Selvaggia. 8. Diego. 5. Gabriele. 4. Era rimasto un 4 che ballava. Gabri, guarda che è una tragedia questo dito. È difficilissimo. E adesso è la volta di Carlo De Benedetto. Per te Paolo. 8. 8 per Carlo. Selvaggia. 9. 9. Diego. 10. Gabriele. E 9. 9 per Gabriele. Rino Manada e il suo complesso. Ciao. Che cosa si dice di me in Italia? E gli italiani hanno risposto all'unanimità. No, niente, perché qua in Italia chi cazzo ti conosce? Per Rino Manada del suo complesso, il voto di Paolo Ruffini. 6. Selvaggio, il tuo voto? 4. Diego, il tuo voto? 9. E Gabriele?
E vorrei, avrei voluto dare di più, ma poi gli ho dati agli altri. Però, bravi, 5 per 5. Me. Adesso, signori, è la volta di Marina Vitolo. Signora, suo figlio contesta i voti. Cosa dobbiamo fare? E io? La posso chiamare? Il correttore ha sbagliato, volevo dire chiamare. Mi hanno chiamato gli assistenti sociali. Allora ci ho mandato un messaggio vocale. Mi hanno mandato l'ufficio immigrazione con l'interprete di sostegno. Allora Paolo, il voto tuo per Marina? 3. 3. Selvaggia? 5. Diego? Mi dispiace, gioco dei voti. 6, ma avrei voluto dare di più. Ok. E Gabriele? Io 10. 10. Bravo Gabriele. Vedi, gusti, gusti. Allora, l'ultimo comico che manca, il prezioso Enrico Luparia. Ho 23 anni. Ancora da compiere. E sono nel pieno dello sviluppo. Il popolo già lo ama, ma sentiamo Paolo Ruffini che voto dà Enrico. 7. 7. Selvaggia. 6. 6. Diego. 8. 8. Gabriele. 8. Tra poco in grafica vedrete appunto la classifica della prima manche, che però è una classifica parziale, ricordo, perché c'è sempre una seconda manche con altrettanti comici altrettanto bravi che vedremo tra pochissimo. Sentite il calore dello studio. La nostra giuria ha già votato i comici della prima manche, le mie perle, che si trovano dietro il backstage. Anzi, vorrei salutarli, se permettete. Ragazzi, come va? Questo è il successo, siamo alla 7, siamo in diretta. Una banda di dementi. Se vendo l'erba stasera, in Albania si tornerà. Sono le mie perle. Giurati, si riparte con la gara. Seconda manche. Siate sintetici, ma non stitici. Mi raccomando, per i gemelli perversi. My Sam! È morto mio marito, Sam! Non riesco più nemmeno a dormire la notte! My love, my darling, I hung. Molly! Sam! Molly! Sam, dammi due numeri! Ma Molly, io sono morto e te vai a pensare ai numeri, Molly! Allora facciamo l'amore! Ma Molly, oramai l'amore solamente con l'anima. E che l'anima è chi da morto. Ho succhiato il mio Sam quanto era bella. Molly. Sam, come fai proprio schifo. Molly, ma sono io il tuo Sam. Sono venuto a prenderti, Molly. Tu verrai via con me, Molly. Forse è meglio che ritorni tra 50 anni. Ma perché, Molly? Sono indisposta. Ma Molly, io ti amo. Idem. Idem. E che cazzo significa? E che ne so, sarà il diminutivo di idem urt. Molly. Sam. Mollo. Semp. Mollo. Semp. Mollo. Sempre molle, nemmeno in paradiso ha fatto sto miracolo. Mollo. Sam.
Sam! Sono in forma. In paradiso mi chiamano El Trompador. Ma qua giù ti chiamano El Cornuton. Molly! Molly! Sì? Mi stanno chiamando, Molly! E mandalo a fanculo! Non posso, Molly. L'amore che porti dentro è una cosa meravigliosa, Molly. Io volerò via come un passerotto. No, passerotto, non andare via! Addio, Molly! Addio, Sam, non andare! Addio, Molly! Sam, non andare! Sam. Addio, Molly! Sam. I gemelli perversi! Grazie! Venite, venite qui, venite qui. Avete toccato un film che ha fatto commuovere e piangere tutti noi, eh. Adesso vediamo se riuscirà la giuria a non far piangere voi. Sì. Paolo, a te la parola. A me mi divertiva molto quando ripetevate le battute del film. La cosa più esilarante per me è tu che dici Molly, l'amore che hai portalo dentro. Dentro. Questa già, però, beh, insomma, vai Diego, vai. Diego, a te la parola. Guarda, lui ha detto esattamente, se voi dicevate le battute del film era meglio. E dal punto di vista dei caratteristici, quello che manca molto nel cinema, manca molto, sono veramente delle facce un po' strane. Questi strani sono sicuramente... Selvaggia. Non sono molto d'accordo con i miei due colleghi, nel senso che a me questo ghost reparto geriatria è abbastanza divertito. Tu sei proprio sputata Demi Moore. Ricordate un po' i fichi d'India. Ecco, questo... Ce l'hanno detto, la citazione volte, c'è, sì. Sicuramente... dovete lavorare sul testo, ma a me avete abbastanza. Io ne approfitto divertito. Sempre per salutare Bruno, scusate. Bruno che ci guarda sempre. Grande Bruno. Gabriele. Concordo con quello che diceva Selvaggio, cioè le persone mi riscaldano il cuore, come persone siete simpatici e carini. Forse bisogna lavorare un po' di più sulla costruzione del testo e delle gag. Paolo, quindi per te sì o no? Per il contesto in cui devo giudicarli dico di no. Diego, per te? Io quello che vedo è potenziale e quindi dico sì. Selvaggio, a te la parola. Io avrei tanto voluto sentire il giudizio di Gabriele Salvatores, ma dico sì. Sì, quindi insomma no. Siete stati promossi al giudizio finale. Andate nel backstage e non spaventate i miei amici. Va bene, va bene. A dopo. Grazie. Per me io sono il migliore in assoluto. No, invece io sono d'accordo con il giudizio dei giudici. Si deve lavorare un po' di più sul testo. Si può fare di più. Voi giurati siate efficaci ma non pungenti per Giacomo Carolei. Io abito a Prato e come ormai anche i sassi sanno, a Prato ogni 3 pratesi ci sono 88 cinesi. Questa è la media dell'Istat e quindi anche una ragazzuccia cinese ti tocca per forza, solo che sbagliai approccio perché le dissi vorrei attaccare bottone con te. Non c'aveva l'azienda tessile, m'ha portata a cucire. Ma poi i cinesi, brave persone, ma hanno un difetto, ovvero sputano in terra come lama. Ma i che sputano cinesi? Ne parlavo con un amico, mi ha detto, ma lasciali fare, ma cosa te ne frega di un popolo che parla in mandarino? Ecco i che sputano i semi! A Prato i cinesi si sono arricchiti anche un po' troppo e quindi stare con una cinese per un ragazzo normale come me è anche un po' complicato, soprattutto quando arriva San Valentino. Amore, che mi regali? E che ti regalo? Guardami le mani, che mi manca qui, che mi manca? E ti manca un tagliaunghie... Guarda le zanne tu hai, se ti porto Sardegna tu mi buchi il gommone, cretino, l'anello. Ma l'anello che tu vuoi te costa 5.800 euro, più IVA. Ma sono carati, no, sono rincarati, è un'altra cosa. Ma io prima o poi un solitario da te lo voglio. Bene, ti compro un mazzo di carte e tu ci giochi tutta la sera. Comunque sono stato fortunato a trovare questa cinesina, perché trovare una fidanzata al mondo di oggi non è così semplice. Almeno che tu non vada su Facebook. E le donne su Facebook hanno una particolarità che le accomuna. Sono tutte buone. Poi tu le incontri e ti accorgi che quelle foto su Facebook sono più truccate del mio vecchio cinquantino che faceva 180 in salita. Un esempio, i capelli. C'hanno dei capelli così voluminosi che uno li vede e dice
Porco boia. Chissà come profumano. Poi tu le incontri. Scusa, scusa. Che shampoo usi? Lo shampoo per ricci alle erbe. Ma il riccio, di preciso, il che ci ha fatto in quest'erba? Perché... Ma come? Mi sono truccata, pettinata, improfumata. Per te. Per me. Sì. Ecco, donne, ascoltatemi. Al primo appuntamento smettetela di mettervi il mascara, il rimmel e il rossetto. Perché tanto, a 90, e non si vede nulla. Giacomo. Grazie. Giacomo, caro lei. Il nostro toscano. Paolo, Toscana, Tripudio. Conosco questo ragazzo, l'ho incontrato a fare le serate, è capitato in qualche occasione, sarà emozionato immagino, perché lui si emoziona tanto, è un ragazzo molto sensibile, ho trovato delle cose carine, ha parlato di sé, della fortuna sua città. Che è sensibile, l'ho letta la sensibilità dal finale del pezzo. Certo, perché... la Lucarelli ti farà un appunto sulla battuta. Ho dato la parola a Paolo proprio perché toscano. La costruzione è giusta e giustamente chiuso con una battuta che è la battuta più ganza del tuo pezzo e mi sembra che abbia riscosso anche successo. In realtà avrei dovuto dare la parola a Selvaggia perché è stata lei che ha tentato di bloccare la tua esibizione premendo il pulsante. Selvaggia, perché? C'erano degli spunti molto interessanti. Cioè, è la fortuna di venire da Prato e quindi di vedere una realtà interessante proprio per un comico, no? Parlare dei cinesi a Prato. Me li butti via con due battute proprio scialbe. Dopodiché passi con una capriola molto coreografica a Facebook e mi dici che le donne su Facebook hanno delle foto che non corrispondono poi alla realtà. Cioè, cose sentite mille volte, o mi fai un monologo originale, poi me lo chiudi con la battuta sulla donna a 90 gradi, cioè o mi dici qualcosa di più, o io mando via senza neanche pensarci. Diego, minuti, la parola a te, presidente. No, sono abbastanza d'accordo, tu ti presenti bene, nel senso che chi arriva senza orpelli, senza oggetti, senza imitare nessuno, senza accentuare con qualcosa, dovrebbe dare il meglio col testo vero e proprio. Il testo vero e proprio, effettivamente, solo stare a Prato con i cinesi sono belli, brutti, simpatici, antipatici, come tutte le popolazioni del mondo, hanno una gamma vastissima e quindi possono essere analizzati in tanti modi. Diventa un'analisi molto un po' povera, ecco, un po' esplicita, un po' telefonata. Gabriele, tu che ne pensi di Giacomo? No, io penso che lui si capisce la passione di cui parlava Paolo e lo incoraggio assolutamente a continuare, anche perché mi sembra... Però sinceramente il pezzo che hai fatto stasera mi ha lasciato abbastanza indifferente, sinceramente. Ma sì o no per Paolo? Sì. Sì. Per Selvaggia? No. No. Per Diego? No. Gabriele? Senti, qui la nostra preoccupazione è quella di riuscire ad arrivare alla fine con un gruppo con questi tre che dobbiamo prendere, che sono proprio quelli che ci piacciono tanto. Cinque di ogni puntata, cinque... più un sesto da parte tua. Sì, esatto, sì. Ti sta talmente appassionando, Gabriele, che sembra che starà qua anche le altre puntate. Io sono contento, spero che tu rimanga. Sì, magari. Però c'è magari. Gratificherebbe questa trasmissione. Sempre, resta con noi. T'ho visto raramente così appassionato. Fa di bello. No, a me dispiace, però io devo dire di no. Mi dispiace, però continuo a fare questo lavoro. Ma magari durante la trasmissione ci ripensa e ti ripescherà sul finale. Vediamo. Intanto accomodati nel backstage. Io rispetto tutti e devo mettere a lavorare e cercare di migliorare su quello che è la... Però nessuno mi fermerà, nel senso che se non è andata, pazienza, continuerò a fare quello che faccio. Quindi siate puntigliosi, ma non petulanti, per Marco Mazzaglia! Marco Mazzaglia, 32 anni, Catania, e voglio fare il comico! Marco Mazzaglia, 32 anni, Catania, e voglio fare il comico! Marco Mazzaglia, 32 anni, Catania, disoccupato.
Io ci ho provato a lavorare in realtà, ne ho trovati di lavori. Ho lavorato in ospedale e facevo il ragioniere, mi occupavo dei pazienti con i calcoli. Ma poi mi hanno sostituito con la calcolatrice. E così mi sono inventato un lavoro, mi sono messo nel settore della ricercazione. Cazione. E mi sono messo a fare il ricercatore di risposte. Perché ieri hanno rifatto il mio film preferito, Il diavolo veste Piazza Italia. Lo sai perché? Il buongiorno si vede dal mattino! No! Ma perché il buongiorno lo vuoi vedere di sera? Ma io non lo so una cosa. Oi. Due giurati hanno premuto il pulsante e hanno stoppato la tua esibizione. Sì. No, adesso... Peccato il momento in cui stava partendo col melone. Così. Se il terzo giurato sarà d'accordo con loro, tu lo sai, il regolamento, sì. Tre notti eliminerebbero matematicamente dal giudizio finale. Se invece il terzo giurato dice sì, allora ci rimetteremo al giudizio del nostro quarto esimio giurato. Sì. Non giudicate quest'uomo come si giudicherebbe un quadro o una statua, perché c'è anche un'interiorità, un animo che andrebbe approfondito. Guarda, a me mi ha fatto proprio incazzare lui. Ok, a te la parola, il primo no è Paolo, perciò mi parla lui. Mi ha fatto incazzare perché tu, Marco, c'hai una faccia fantastica. Tu sei proprio uno che probabilmente c'ha una fotogenia e potrebbe spaccare. Quindi con queste qualità, vieni da una città pazzesca che è Catania, sei sicuro, c'hai 2000 pallottole nella tua pistola, cavolo, ti sei perso in delle battute, in delle cose che non entravano. Selvaggia, perché hai premuto io il pulsante? Non trovo necessario infiocchettare così tanto questo no. Apprezzo Paolo Ruffini che insomma in qualche modo ti vuole mandare a casa con una giustificazione con garbo. E io sono meno garbata e ti dico che francamente non c'era nulla che facesse ridere. Diego, a te l'ardua sentenza. Purtroppo il pezzo è sbagliato. Io non sono d'accordo del tutto stavolta con Paolo, non vedo questa straordinario impatto che non potevo resistere. Posso resistere, purtroppo riesco a resistere e mettendo insieme la resistenza e il pezzo che hai fatto, per me non va bene. Sono abbastanza d'accordo con loro, però c'era una cosa che mi... Tu sei entrato dicendo una cosa... Sono Marco Mazzaglia, ho 32 anni, voglio fare il comico. E poi... sono disoccupato. Ma perché non hai continuato a essere su quello? No, questa è una battuta. Invece io ti dico sinceramente... ascolta. Parla di te. È meglio. Io non so perché i comici hanno perso la capacità di parlare delle cose degli normali, degli uomini, delle persone, gente. Della gente, delle paure, delle gioie. Parla di te, che era bello. Io ero contento, tu entravi. Vai. Quando finisci... Vai, ho finito. Entri forte e poi dopo non ce l'ho. Dimmi. Ho preso questo, forse sì, magari in questi momenti non sai cosa prendere. Cerchi di prendere la cosa più, diciamo, ritmata per dare un impatto forte. Purtroppo la scelta del pezzo che uno porta qua è determinante. Perché io posso capire anche che uno abbia scelto questo e mi dice magari funzionerà più quello perché è più veloce, più grintoso. E purtroppo... questa è una parte del nostro lavoro. Io ho iniziato a fare questo lavoro e ho scelto la cosa giusta nel momento giusto, forse. Benissimo. Quello... Paolo, allora per te sì o no? Marco, mi dispiace, continua, però no. No, oggi Selvaggia. No. Diego? No. Sono tre no. Devi andare nel backstage. Grazie. E sperare in un ripescaggio. Ciao, caro. Grazie. Amareggiato perché comunque come ho già detto diverse volte, cioè come ho già detto anche dopo l'esibizione, potevo fare tante altre cose, ma in realtà ho dovuto fare questo perché al provino ho portato questo. Si va avanti, Non ti deve fermare nessuno. Caspita, sei giovane.
Uno può sbagliare anche il pezzo a quel tempo. Allora, veloci, ma non dopati, per Maria Amato. Che vibra. Che vibra. Che vibra. Ai, sta vibrando il vibratore. Salve, buonasera. Mi chiamo Mary la Milfa. Da poco sono diventata una Milfa. E non sapevo neanche di esserlo. Tutto è nato da un commento di un ragazzo che mi ha scritto: Mary, ma tu sei una MILF. Allora che faccio? Chiamo l'amica mia Patrizia e ci dico: Patrizia, ma hai capito che è successo? Mi hanno chiamato MILF. E lei mi dice: Maria, dai, è una cosa buona. Significa che sei una donna di una certa età che piace ancora i ragazzini. Ma scusa, ma io sapevo che le Miss piacevano i ragazzini. E lei mi fa: Maria, Miss quando sei giovane e MILF quando sei vecchio. Grazie, pa' vecchio. Comunque, ma che differenza c'è tra me e la Miss? Guardate, guardate che fisica, guardate. Ah, sì, forse una sì. Che le Miss la fascia la tengono qua. Le MILF la tengono qua, a bandiera. E comunque, mi sa che ha ragione l'amica mia Patrizia. Sì, che bisogna buttarsi su questi ragazzini. Anche perché con mio marito è un dramma, sì. All'inizio era tutto rose e fiori, ma niente. Quello entra, si butta lì sul divano e mi dice: cosa mangia stasera? Il giorno dopo uguale, quello entra, si butta sul divano e mi dice: cosa mangia stasera? E no! A già sconvolgere. Allora che ho fatto? Sono andata allo sexy shop, ma ho cattato un guanto completino tutta arrotata, una frusta mascherina, e mi ha messo innanzi al divano. E lui mi ha detto... Maria, purtroppo due giurati hanno premuto il pulsante e hanno stoppato la tua esibizione. Scusate. Che ne pensate di questa signora, i due giurati che hanno premuto il pulsante? Cominciamo con Selvaggia Lucarelli. Io mi aspettavo che mi facessi ridere, perché l'argomento si presta tanto a sorridere, però in realtà non ci hai fatto ridere. Ora, quanto c'è di autobiografico in questo pezzo? Tutto. Cioè, io non sono una cabarettista, mi è venuto in mente perché questi ragazzi che ogni volta mandano questi messaggini così, colà, ha detto: ma perché non parlarne? Cioè, ti mandano i messaggini dove? Su Facebook. Su Facebook, sì, cioè sì, tu metti le tue foto. Ma è vero, quel ragazzo mi ha detto: scusa, ma tu sei una MILF? Io la lì per le. Ci sono anche altre parolacce più gravi, però mi sono contenuta. Ma tu che foto metti su Facebook? Ho capito. Fai vedere un po'. Fai vedere. Beh, 15 tu cosa metti? 15 scusa, giochi. Però io quelle metto. Però. Però non faccio finta di cadere dalle nuvole. Però non le modifico, non le modifico, giuro. Ma tuo marito che dice, scusa? Quello poverino, che da ricerca. Tuo marito è d'accordo? È santo. Vabbè, sa che sono un tipo un po' così esuberante, mi lascia fare, capisce che alla fine rimane lì la cosa. Vabbè. L'altro no, Paolo Ruffini. Purtroppo le risate non mi sono scattate, insomma, purtroppo dobbiamo valutare quello e quello certo. Non è accaduto. Per me è la prima volta, questa è la start-up, è la prima volta che faccio una cosa di cabaret. Diego, a te l'ardua sentenza. Adesso io sulle MILF sono un po', sono arrivato ultimamente. Io lei la vedevo... Io ho quasi 46 anni, però lei la vedevo un po' più bassa che MILF, però sei spiritosa, sei una bella MILF e quindi secondo me, visto che quello noi andiamo cercando, qualcuno che faccia ridere, no, qualcuno che possa fare questo mestiere. Questo è un lapsus, cerca le MILF. Non cerco la MILF, cerco una interessante. Poi quindi, allora... spero che il marito sia molto stanco e non voglia reagire. Diego, quindi? Sì. Sì, che dici tu, Gabriele? Io parlo non tanto da... Siamo amici da tanti anni. Stavo dicendo, parlo non tanto abbiamo così come giudice, ma... Abbiamo condiviso molto tante cose. Un favore. Tante. E infatti lo faccio per il mio amico Diego, ma poi lo faccio anche per te, sì. Grazie. Scherziamo. Quindi prima di mandarla dietro... Volevo dire, scusa, prego. Gabriele, possiamo dire che a Gabriele Salvatore spiacciono le MILF, quindi questo... Ma guarda no. Selvaggia! A me non sapevo neanche veramente cosa fosse, però adesso che ho capito sì, mi piace. Comunque, vai dietro le nostre quinte per il giudizio finale. A dopo, Maria! Io
spero di incarnare un personaggio, che poi dopo ci si può lavorare sul testo, perché io non scrivo testi, non scrivo niente, così le prime cose che mi sono venute in mente, e spero che loro mi possano dare una mano a plasmare questo personaggio. Siate giurati incalzanti ma non invadenti per Debora e Moreno. Risolvo io la situazione, non ti preoccupare. Stiamo calmi. Cosa? Contiamo sul, non so, sul ballo, su okay. Musical. Sì. Yes, pretty trying to prove and say it's extra bright. And I know, cause I need a flex. And my hand is getting blues. Bello! Questo funziona, bravo! No, Debora. Scream! Sì! Io ho un'idea, Ola! Cosa? Possiamo fare tipo un pezzo di film, tipo western! Sì! Prepariamoci, sì, dai! Vai! Vai! Uno, due, tre! Neanche questo va bene! Ora che lo facciamo? Ai! E siete stati fermati dalla nostra giuria. All'unanimità ha fermato la vostra esibizione. La prima che ha cliccato è stata Selvaggio. Ah, okay. Ma io l'ho fermati e l'ho bloccati per togliergli dall'imbarazzo, perché c'era un gelo, credo, qui dentro che avrete probabilmente recepito. Mi chiedo da dove arriviate, se arrivate dal cabaret, perché non mi sembra proprio. No, noi abbiamo studiato recitazione, quindi un altro genere di teatro. Si capisce. Ma... ci siamo, tra virgolette, non buttati, nel senso che a livello amatoriale con i nostri amici, insomma, abbiamo sempre provato a divertirci e divertire. Diego, tu! Noi al cabaret abbiamo sempre fatto l'ironia dell'attore di teatro che tira la fune, che rimane nella scatola. Ecco, esatto. C'è un po' quell'area lì, l'area di teatro, che è un'area fantastica per fare il teatro, ma diventa complessa per passare poi... a fare il comico. Sono due lavori diversi che hanno due matrici radicalmente diverse. Secondo me è un tempo perso andare a cercare di fare quella cosa lì. È meglio concentrarsi su quella che probabilmente viverà molto meglio. Gabriele, per chiudere, insomma, loro hanno parlato di provini, ma per te come deve essere un provino? Vero, cos'è che ti colpisce a te in un provino? Non la tecnica, ma la sincerità. Io quello che volevo dire è la non è necessario far ridere, si può far felice il pubblico anche facendo delle cose serie. Giusto. Quindi fate teatro, continuate a fare teatro. Quindi da quello che ho capito sono tre no. Giusto? Diceva Diego. Dimmi almeno diceva come, Diego, diceva, come diceva Diego, esatto. Così, Presidente, quindi no e no, giusto? Sì. Giusto. No. Sono tre giusto, no, mi dispiace. Niente, grazie. Grazie a voi. Grazie. Potete accomodarvi nel backstage. Non sono riuscita a dire niente perché ero emozionata, però cioè, volevo solo dire che non siamo dei professionisti, comunque abbiamo fatto una piccola scuola di teatro così e... Volevamo buttarci, ci siamo buttati. Sì. Restate con noi perché abbiamo ancora altri comici della seconda manche e poi giudizio finale. A dopo. I giudici saranno chiamati a dare un voto per ogni comico e decidere chi di loro accederà alle semifinali. Diego è un sì? Oh, un grande sì. Grande sì. Ma ci sono ancora altri comici da fare esibire. Bravo. Intanto, nella seconda manche sono rimasti in gara Gemelli Perversi. E che cazzo significa? Maria Amato. Avangiera. Tutto può ancora accadere. Fai ridere di più con le cose sincere. Sapremo chi tra i miei comici andrà in semifinale. Chiaramente quelli promossi dalla giuria. Allora, torniamo alla gara. Giurati, sempre più veloci. Siate impavidi, ma senza essere troppo incoscienti. Va bene? Perché sta arrivando Rossella Bellantuono. Vieni a ballare in Puglia,
buia, buia, vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, buia, buia. La Puglia è bella. In Puglia c'è tutto, c'è il sole, c'è il mare, c'è il primitivo, il negramar, la tarante, la pizzchi, il baroque, eh? Beh. Mando, nel Salento, a Torre Maggiore, mio paese vicino a Foggia, il monumento più insigne è il Stazifich Pugliese, che ha un cubo di cemento in mezzo a una land desolata, il baroque pugliese. Mando, la Puglia è bella, perché tu in Puglia senti questi dialetti musicali che sono meravigliosi. Tu esci per le strade e senti... Mando, nel Salento, a Torre Maggiore, senti queste cose qua. Tu che tacca ta yoy, e tu che tacca ta ta, ma facciamo poca per tu. Tu che tacca ta yoy, tu che tacca ta ta, ma facciamo poca per tu. Ta ma khali ma ha, ta ma khali, ue hishki, tu che tacca ta yoy. Ma è arabo questo. Mando. La Puglia è bella, perché in Puglia proprio le cose sono cambiate, gli anni sono passati, cioè le donne anche fanno i master, la specializzazione, si laureano, no? Vanno avanti, che sono multitasking, si dividono tra la carriera e la... Mando, nel Salento, a Torre Maggiore la donna non è così, non può entrare nel bar da sole, no? Perché deve andare al bar da sole? Perché deve uscire di casa da sole? Se le sta bruciando la casa si che esce, così no. A Torre Maggiore il femminismo non è arrivato, quelli pensano che sia una malattia della tiroide il femminismo, non lo sanno. Lo sanno. Allora voi starete pensando, ma non ho capito, se a Torre Maggiore non c'è il sole, il mare, la tarana, la pesca, il primitivo, il negramar, la donna sa messa pur così, ma in vacanza dove vai? Nel Salento! Vieni a ballare, Puglia, Puglia, Puglia! Vieni qui, Rossella! Com'è? La Puglia, com'è? Se, è difficile, eh? Ah, è difficile. Proprio... è l'imbarazzo YouTube. Una sperzata di Salento. Se la fai tu diventa la tarantella. È una sperzata di Salento. Anzi, approfitto per salutare il fan club Gabriele Cirilli di Gallipoli. Lo saluto nel caso in cui esista, se no pazienza. Allora, Diego, ti ho visto ridere. Diego, comincia sì, tu. No, io a un certo punto della mia vita ho conosciuto il Salento, che è ribaltato. Cioè, il Salento è il nord di molte regioni del centro-sud. Lei che è in quella zona lì sa qual è la differenza fra la Foggia e il Salento. È una cosa articolata, particolare, ma una bella analisi, brava. Paolo da Toscano, cosa ne pensi della Puglia? Puglia. La Puglia è meravigliosa. Io credo che la sua più grande abilità in questo pezzo sia stata quella nel creare il tormentone. Cioè, qualora lei tornasse, questa cosa... Ma no! Questa cosa qua poi la direbbe tutto il pubblico. Ci sono delle carenze, invece, su alcune battute che non sono entrate. E Selvaggia? Vabbè, io però la ringrazio perché ha raccontato una grande realtà. Cioè, la Puglia ormai è solo Salento. Come la prendono a Foggia questa Foggia e dintorni, questa satira su Foggia e dintorni? Ma sono un pochino permalosi, però io porto avanti il mio pensiero. Brava! Okay. La Foggia è un posto meraviglioso. Che ne pensi della nostra Rossella? Ne penso bene, ne penso bene, ne penso bene. Al di là del fatto delle battute, che è vero, magari si possono mettere a posto, però c'è una bella energia e c'è quella sincerità di cui parlavo prima, io qui la vedo. Giurati, dovete esprimervi adesso. Allora, un sì o un no? Il Salento è fantastico, ma Foggia fa ridere, fa molto ridere. I foggiani fanno ridere, quindi un sì. Sì. Paolo? Sì. Grazie. Sì, Selvaggia? Come hanno detto Paolo e Diego, sì. Sì. È un sì, sei promossa. Grazie. Va nel backstage, grazie. Ciao Rossella. Contentissima, un po' meno i foggiani, ma io sono contenta ancora di più proprio per questo. E adesso incisivi, ma non taglienti, per Gino Aprile e Vittoria Rocco. Aprile, ma per gli amici sono lui. Buonasera, sono Vittorio Rocco e per gli amici Vittò. Il famoso duo di conduttori lui, Vittò. Cazzata. Cazzata! Bella questa, scommetto ci ho pensato tutta la notte. Perché è carina, lui Vittò, le borse. Ma quali borse? Sono tutta tirata come un'altra. Ma io non parlo di queste borse, io parlo proprio delle borse, quelle...
cazzata! Dai, piuttosto, mettiti del di lato perché io adesso modestamente recito! Perché tu reciti, ma... Sì! Ah beh, se reciti tu posso farlo benissimo anche io. No, no! Perché tu non sei pronta e poi modestamente io sono televisivo! Cazzata, lo dico io! Vabbè, mettete là, va! Io recito! La nebbia agli irti colli, piovigginando sale, pepe e un pizzico di peperoncino, e a fine cottura mi ritrovai per una selva oscura che la retta via era smarrita dalla chiesa. Facciamo un applauso a Rita. Vieni, Rita, vieni, parlaci per cortesia del tuo nuovo programma. Maccarone, tema provocato, è vero? E io te distruggo, tema provocato, è vero? E io te... E io te distruggo davvero se la smetti! Che c'è tra le mani? Questo è il telecomando del camerino! Cazzata! Quale telecomando del camerino? Su, per favore, non mi devi boicottare! Oh. Perché io e te siamo una cosa sola! Ehi. Se dice bene a me, dice bene pure a te! Se dice bene a me, dice bene pure a te! Se dice bene a me... Basta! Sto telecomando, che cacchio è? Che cacchio è? Peccato sia! Signori e signori, sono qui a presentarvi l'ultima novità in fatto di tempo. Non è un telecomando, non è un orologio, ma una macchina del tempo con la quale posso andare avanti e indietro nel tempo semplicemente premendo questo bottone. Scusate. Signori e signori, buonasera, sono qui a presentarvi l'ultima novità in fatto di tempo. Non è un telecomando, non è un orologio, ma una macchina del tempo con la quale posso andare avanti e indietro nel tempo semplicemente premendo questo bottone. Basta, signori e signori, buonasera, non ci crede nessuno. Presentarvi l'ultima novità in fatto di tempo. Vittoria! E basta, su! Cioè, quella è convinta che questa è una macchina del tempo che prevede vittoria! E basta, su! Quella è convinta che questa è una macchina di vittoria! E basta! E basta con questo coso! E basta con queste cazzate! Ecco! Per favore, lascia fare a me! Ecco, appunto, te l'ho già detto! Siamo sempre alle solite! Basta! Per favore! C'è pure Salvadores! Olè! Senti, io dopo sta figuraccia me ne vado, Non so quello che vuoi fare tu, fa come ti pare, io... Ah già, devo sbloccare prima. Andiamo, su. Sono io il giro di questo due, capito? Tu che mi fai a me? Fai sti... Tre minuti, ragazzi. Tre minuti. Però insomma, venite davanti. Vabbè, qui. Io mo, adesso è proprio il caso che io non voglio dire cazzate, lascio la parola subito alla nostra giuria. È stata Selvaggia che ha provato... all'inizio bloccare la vostra esibizione, quindi do la parola subito a Selvaggia. Vorrei trovare degli eufemismi eleganti per girarci intorno, ma vi ho trovati proprio di una tristezza siderale. Bene. Tu che dici, nostro presidente? È complessa la cosa, non sono d'accordo completamente con lei, ovviamente, perché andrebbe molto meno recitato. Voi recitate come se foste... in una televisione di un paese lontano dove non hanno mai visto i comici. Cioè, le cose funzionano anche se le fai meno. Paolo? Me ne avete entusiasmato a bestia. Li ho trovato fantastici. La cosa di cazzata e di etichetta, come ha detto Selvaggia, ma vi etichetta per me come due grandi autoironici che già vi siete messi un pochino con le mani avanti. E se c'è un difetto, se c'è un difetto in questo pezzo, è stroppiare. Io purtroppo ho un grande debole per la demenzialità, per cui li ho trovato fantastici. Prima però di capire se li promuoviamo, voglio capire un attimino pure cosa ne pensa Gabriele. Non lo so, c'è tanta tecnica. E siccome a differenza di Paolo a me non piace per niente la demenzialità, mi spiace. Adesso la giuria si deve esprimere, allora Selvaggia. No. Diego? Ah, io? Sì. Pensavo Diego lui. Ma sei veramente... Io no. Dico no. Adesso due no. Se il terzo è un no, matematicamente siete bocciati. Sei salutato. Se invece Paolo dice sì, la parola al nostro... Io l'ultima giurato. Puntata capisco, Ma ve lo urlo, sì! Sì, Gabriele, per te? È tremendo questo, adesso cosa si fa? Ni! Si può, esiste. No, il cetriolo non prevede il ni. No, mi dispiace. Non basta il sì di Paolo! Va bene così. Sinceramente io sta storia del tecnicismo proprio non l'ho capita. Ma che è? Una parolaccia? No, è una cazzata. Siamo tecnici però poi... Boh. Siamo tecnici, poi non andiamo bene, poi... Non ho capito. C'è un po' di, come dire, di contrapposizione. Vabbè, comunque giurati, va bene però, così, alla fine siamo divertiti. Continuiamo con la gara curiosi, ma discreti, per Massimiliano Cimino! Buonasera a tutti.
Cioè, sono venuto qua, mi hanno mandato. Stasera devo presentare una cosa, siete proprio belli, comunque questa la mano a tutti quanti, ma tenga mano surata, lasciamo stare. Cioè, stasera vi presento una cosa, un omaggio a Edoardo De Filippo. Signore e signori, Natale in casa Cupiello. Maronna mia bella e che fritta mamma Rucar. Maronna mia, Lucarie, Lucarie, sosta che si è fatta dar, Lucarie. La sera, alla sera sei privo di andare a letto e che subito si fanno le 9 del giorno dopo. E le cogge fa freddo fuori. Lucarie fa freddo, si gela. E questo Natale si presenta come comandi il Signore, con tutti i sentimenti. E le cogge fa freddo fuori. Lucario, fa freddo, fa freddo. Il freddo non l'ho creato, l'ha creato il Padre Eterno. Perciò ti ha rassegnato. Fa freddo, fa freddo. Ah. E con Geta vi sarà una cosa a capo. Questo che hai fatto sta tarantella per fare sta risposta. Ah. Si è svegliato, va squalito. Stacca che lo scuzzaglio tu frate, noi. Buongiorno, Donna Concetta. Donna Concetta, non ho potuto trovare le mie scarpe. E gli ha trovato a me? Ascolta, tu quando ti coricassi, dove le mettesti? Lucari, sotto lì. E vedete bene che là sta. Non c'è sta niente, ma ha fatto stanza spigola spigola. Le scarpe sono sparite. Domandatelo poco a Nannilla. E poi svegliamo a Tommasino, che quest'anno ci ha fatto un presepe più bello in Napoli, ci ha fatto un progetto. Tommasino, società. Se non mi portate la zuppa di latte dentro al letto, io non mi socio. Beh, insomma, che dire? Per me è un gran virtuosismo, vediamo se l'ha colto la giuria. Diego, a te la parola. Spiazza, ovviamente, perché non fa parte di nessuna convenzione, non c'è logica. Se noi pensiamo che la risata finalizzi la cosa, forse non è quello, però un godimento c'è, quindi mi sembra interessante. Paolo. Beh, mi sembra, come dire, è stato un esercizio di stile, un virtuosismo, come dicevi te, ti faccio comunque complimenti. E Selvaggia. Ma sei qui non a farci vedere quanto ci fai ridere, ma quanto sei bravo. Cioè, hai fatto l'imitazione parapara, hai riproposto una scena e io dico sì, bravo, poi... Gabriele, tu che ne pensi? No, io lo giudico come attore e anzi, dopo se mi dai il numero di testo... No, nel senso sei che... gentile. No, io purtroppo non sto parlando di... Non sto parlando di comicità in questo momento, nel senso che hanno ragione loro, però non è un'imitazione Selvaggia, lui recita tre parti con tre personaggi velocissimamente passando da uno all'altro, non so quanti sono capaci di farlo, sinceramente, per me è bravo. Diego, che ne pensi, sì o no? Sì. Paolo, sì o no? Sì. Selvaggia, sì o no? Ti dico quello che mi dicevano spesso a scuola, brava ma sei fuori tema, no? No, due sì però ti promuovono alla grazie votazione finale. Vai nel backstage. Non tutti d'accordo, però comunque mi è piaciuto, mi sono molto emozionato, è stato bello. Volevo emozionarmi, ho emozionato qualcuno. Il pubblico ha gradito molto. Giurati, andiamo avanti. Siate quadrati ma non spigolosi per Luisanna Vespa. Buonasera, come va? State bene? Anch'io purtroppo. Scusate, non mi sono presentata, io sono Ida, la suicida. Ma la suicida però non è il mio cognome, è la mia massima aspirazione. Cioè, io la definirei per mia una vera e propria passione che coltivo fino a quando sono piccieredda. Mi ricordo quando con i miei compagni giocavamo al gioco dell'impiccato. Loro portavano carta e penna e io direttamente la corda. Credetemi, suicidarsi sembra facile, ma non lo è. Neanche dal balcone del palazzo dove abito ci sono riuscita. Sono al quinto piano.
Era tutto perfetto, tutto organizzato. Era il giorno prima del mio compleanno. Un giorno troppo triste per vivere. Un minuto prima, alla mezzanotte, però, sposto i mobili nel salone così da poter prendere una buona rincorsa. Io ero pronta a buttarmi e inizio a correre. Ma dopo poco si spegne la luce, do una trampata al muro. E devo dire che la cosa mi dà un certo piacere. Però dopo poco sento... Tanti auguri, buon compleanno. Non erano i miei amici che mi hanno fatto una festa a sorpresa. Ma io dico, ma lo fa una sorpresa? Ma fatti i cavoli tuoi! Però in compenso i miei genitori, per non commettere il fattaccio, mi hanno regalato una casa al seminterrato. C'è almeno una soddisfazione, ce l'ho avuta. Sono sottoterra. Un'altra volta invece ho letto sul giornale che uno era morto sbranato dai cani. Perché non ci ho pensato prima. Ma sono spalmata di ciauscolo e mi sono buttata in un branco di cani con la rabbia. Niente, signori miei, erano vegani. Scusate. Queste le devo prendere ogni 3 ore. Mi abbassano difese monetarie. Sono fermenti lattici morti. Anche però beati loro. Credetemi, io sono proprio disperata, sono qua proprio per l'ultimo tentativo, perché mi hanno detto che è eccezionale veramente, se muore dalle risate. E è vero? Mamma, mi pare che state tutti bene qua, Brava, bravissima. Tra l'altro... un'attrice comica che ha deciso di far ridere con un tema molto complicato. Parlare della morte non è facile. Quindi, insomma, vedo che scalpita. Selvaggia vuole dire qualcosa, no, vero? Perché il tema poteva essere un suicidio, te lo dico. Sì, quindi quando ho sentito l'esordio ho detto o è un genio o è la cosa più triste del mondo. E invece devo dire che è geniale. Mi hai divertita molto. Non ti suicidare perché vogliamo continuare a ridere, per cortesia. Bello. È una scelta molto originale. Molto originale. Paolo! Humor black, molto, molto ganzo, bel personaggio, porti bene le battute. Fai questo di lavoro? Cioè, sei una cabarettina? Ci provo. Quanti anni hai, se posso? 27. Bello, complimenti. Bravo. Diego! Tu fai l'attrice o la cabarettista? L'attrice e la cabarettista, tutte e due. Beh, chi studia teatro in genere diventa un esecutore senza magari una personalità precisa. Invece la cosa che fai tu ha un senso sia dal punto di vista recitativo che dal punto di vista del testo. È una cosa che ha un suo perché e funziona molto e devo dire che sei molto brava. Giovane, brava, bella. Posso chiederti perché hai scelto un tema del genere? No, mi incuriosisce capire come ti è venuto in mente. Faccio l'aspirante suicida. Una sfida comica, provare a far ridere con una cosa molto difficile. Certo. Brava. Certo. No, ma si fa sempre così. Io ho visto divertito e soddisfatto anche Gabriele. Sì, molto, molto, molto contento. Brava, complimenti. E questa... Queste sono le cose che mi piacciono personalmente. Poi posso dire una cosa a Diego, però venendo dal teatro sono d'accordo con te, perché il teatro è quando diventa tecnica solamente è insopportabile. Però porca miseria, ci sono degli attori di teatro che hanno fatto grandi comici da parte di Tognazzi, Belushi. Attori con così grossa esperienza, forza, e forza, sordi, villaggio, cioè quando vanno al teatro arriva la cosa. Delle volte non arriva il contrario, certo, questo è vero. Lei ha le due capacità e può attingere da una parte o dall'altra. Vorrei pronunciare la parola promossa con gioia, quindi Selvaggia. Sì. Diego. Sì, sì. Paolo. Sì, 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 sì. Promossa al giudizio finale, a fra poco, vai nel backstage. E adesso spediti, è l'ultimo. Il suicidio è difficile, cioè dipende dai contesti. Ho fatto anche altri festival e è capitato che magari non ridessero in alcune situazioni, quindi invece è passato. Siate loquaci, giudici, ma non verbosi. Un portento. Stellina! Mm,
Buonasera a tutti, io sono Stellina, purtroppo sono 36 anni che ho questo problema, ormai nessuno più ci fa caso, neanche i miei amici, ormai sono rassegnato, però nutro sempre una speranza di guarire. Un giorno mi ha chiamato un mio amico, mi ha detto: Stellina, ho trovato un dottore, un luminare a Torino che con un mese ti risolve il problema. Dammi subito il numero di telefono che lo chiamo immediatamente. Scrivi 3 4 8 32 25 14 49 84 26. Quanti cazzo i numeri c'ha? 32 14. Squilla. Pronto? Buonasera, sono Stellina, ho questo problema. Buonasera, sono la segretaria. Senta, mi pare che... Grazie. Mi pare che anche lei ha un problema. Questo è congenito. Caspita, una bella congenità. Comunque, quando posso venire? Lunedì alle 3. Perfetto. Buonasera. 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 Ho preso appuntamento lunedì alle 3. In bocca al lupo. Crepi, lunedì alle 3. Terzo piano, sale sopra. Buonasera, sono Stellina. Si accomodi dal dottore, prego, subito. Dottore, buonasera, sono Stellina. Si accomodi. Dottore, mi sembra che anche lei abbia un problema. È congenito, l'avevo capito. Dottore, che posso fare? Prenda queste pasticche, tre volte al giorno, per un mese, sicuro, te l'ha detto, ho capito. Allora va bene, tutto ok, tre volte al giorno per un mese, ho capito, benissimo. Buonasera a tutti. Dopo un mese, grazie. Dopo un mese incontro l'amico: Stellina, l'ho comandato, tutto a posto. Dove cazzo m'hai mandato? Stellina, di una difficoltà unica. Guarda, standing ovation. Questo sta a significare come con così poco, ma con grande studio, si riesce a far ridere. Diego, vuoi cominciare? Grazie. Tu? Beh, sarebbe facile farla pernacchia. Ma in questo modo... Allora, Gaber faceva un pezzo dove c'era il tic. E nessuno ha mai pensato di dire a Gaber che il tic fosse una cosa che portava facilmente alla risata. Bisogna stare attenti allo snobismo in certe occasioni. Ovviamente non c'è Gaber, anzi ce ne sono dentro tre, purtroppo dentro lì di Gaber. Ce ne starebbero tre, ma purtroppo non c'è. Anche quattro. Però per dire, cioè, onore anche al merito di una comicità semplice e che ha molta tecnica. Paolo era diventato paonazzo. Dimmi. No, io scusami. Paolazzo. Io uno che mi fa ridere così tanto lo devo abbracciare. Vieni ed è tanta non roba. È semplice, oh, non è tanta roba, è come non una quercia. Non è semplice. Per chiudere il cerchio ti devo aiutare io. Grazie. Scusami. Se ti ami davvero Stellina? No, quando ero bambino, capelli biondi, occhi azzurri. Ho perso i capelli biondi, gli occhi l'ho tenuto. Fantastico, grazie Stellina. Selvaggia. Grazie. A me, diciamo, non fa impazzire uno che sale sul palco tecnicamente bravo, che rifà mille cose già viste. Ci ho visto dentro tante cose e non ho visto Stellina.
Quindi per me 3 minuti di rumori corporali sono una noia pazzesca. Mi spiace vedere che la penso diversamente dal pubblico, che invece si è sbellicato dalle risate. Non credo di essere eccezione, credo che in tanti forse non si sarebbero divertiti come me. Gabriele, cosa pensi di Stellina? No, penso che è dotato, il ragazzo è dotato. È vero quello che dice Selvaggia sul fatto che appunto magari poi probabilmente lo farai, no? Scriverai qualcosa di assolutamente tuo, autonomo, cioè, tuo, però... già ce l'ho, già ce l'ho. Infatti, immagino. Bravo. Grazie. Allora, giudizio, lo portiamo al giudizio finale, Diego? Io direi proprio di sì. Ma io Paolo, sì. Ovunque, certo, sì, sì. Selvaggia? No, no. Però tu, io arrivo dopo. Due sì ti promuovono. Bellissimo, strepitoso, mi sono divertito tantissimo e alla prossima, speriamo. Tutti i comici in gara si sono confrontati, hanno ascoltato i consigli prestigiosi della nostra giuria. Io però adesso vorrei regalare ai miei comici un consiglio proprio di un grande, uno che insomma qua ci abbiamo, noi siamo eccezionali veramente, ci abbiamo un Oscar e quindi non ci facciamo mancare niente. C'è un consiglio per i miei comici da parte di un Nobel, Dario Fo. Nella storia del teatro prima nasce il comico e poi nasce la tragedia e poi la tragedia diventa la base fondamentale della comicità. Comico e tragico vanno sempre insieme e non possono essere vitali se non stanno in questo giusto equilibrio. Pensa, non so, Giulietta e Romeo, le grandi opere tragiche di Shakespeare, ma anche del nostro teatro ruzzante, dicendo. Tu vedi che c'è alla partenza una situazione ilare, tranquilla, beata, e a un certo punto scoppia la tragedia. Un'altra curiosità, Gabriele, tu hai lavorato con molti comici, insomma, quali consigli hai dato? Non so se hai capito, ma lo vorrei io. No, quello che diceva Dario Fo è verissimo, no? Nel teatro greco la maschera della commedia e la maschera della tragedia sono legate insieme, è impossibile separare le cose. Penso che a volte le risate servono a cancellare dei problemi, no? Sono delle pillole finali per non parlare di cose di cui ci fanno paura. Penso che bisogna invece provare a far ridere e parlare proprio delle cose che ci fanno paura. Grazie. Stiamo per tirare le somme, facciamo rientrare i comici della seconda manche promossi, quindi entrino i miei gioielli. Gemelli perversi. Rossella Bellantuono. Maria Amato. Massimiliano Cimino, Luisanna Vespa e Stellina. E giurati, avete alcuni secondi per riflettere. Prego. Facciamo un caloroso applauso, io lo voglio sempre, dal nostro pubblico, per i comici che sono sul palcoscenico. Ti ricordo che dovete dare un voto da 1 a 10 e non potete ripeterlo per un altro comico. Allora, primo, che poi sono un duo, fate un passo avanti, i gemelli perversi. Ma Molly, io ti amo. Idem. Idem. E che cazzo significa? E che ne so, sarà il diminutivo di idem urt. Bene, Paolo, per i gemelli perversi il tuo voto. 5. Selvaggia. 5. Diego. 5. Gabriele. 4. Maria Amato.
scusa, ma io sapevo che le miss piacevano ai ragazzini. E lei mi fa: Maria, miss quando sei giovane e milf quando sei vecchio. Grazie, pa vecchio. Adesso per Maria il tuo voto, Paolo. Ne vedo due, quindi due. 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 Selvaggia? Quattro. Diego? Sei. Gabriele? Cinque. Rossella Bellantuono. Senti queste cose qua. Tocca tacca ta yoye. E tocca tacca ta ta. Ma facciamo poca pa do. Tocca tacca ta yoye. Tocca tacca ta ta. Ma facciamo poca pa do. Ta ma khali ma ha. Ta ma khali. Wa khish ki tocca tacca ta yoye. Allora Paolo, il tuo voto per Rossella. 4. Selvaggia? 7. Diego? 8. Gabriele? 6. Massimiliano Cimino. Thomas, Thomas, il soggetto. Se non mi portate la zuppa di latte dentro al letto, io non mi socio. Paolo, per Massimiliano? 6. Selvaggia? 6. Diego? 4. Gabriele? 7. E adesso è la volta di Luisanna Vespa. Ma sono spalmata di ciausco e mi sono buttata da un branco di cani con la rabbia. Niente, signori miei, erano vegani. Allora, Paolo, il tuo voto per Luisanna? 7. Selvaggia? 10. Diego? 9. Gabriele? 9. È la volta di Stellina. Dopo un mese incontro l'amico Stellina, l'ho comandato tutto a posto. Dove cazzo mi hai mandato? Allora Paolo, per Stellina? 10 e lode. Non c'è la lode, ma è 10. Selvaggia? 3 e lode. Diego? 7. Gabriele? 8. Bene! Siamo quasi alla fine, eh? Tra pochissimo sapremo quali sono i promossi alle semifinali. Intanto vi lascio con la classifica della seconda manche in sovrimpressione. Eccezionale, veramente! Stiamo per consegnare le felpe ai 5 comici che raggiungeranno le semifinali. E sono un po' emozionato perché loro sono tutti miei figli e purtroppo solo 5 andranno in semifinale, ma ci sarà anche un sesto comico che verrà ripescato poi dal nostro quarto giurato. Quindi t'assomiglia anche, fra l'altro. Si vede che qualcuno si vede che è tuo figlio e t'assomiglia. No, me li sento veramente vicini perché veramente li ho cercati, li ho trovati, li ho voluti e vi ringrazio per essere qui, veramente, grazie. E parto dal primo classificato. Allora, è un momento emozionante. Allora, al primo posto di questa puntata, chiaramente, e dei primi 5 che andranno alle semifinali, c'è Carlo De Benedetto. Al secondo posto, voglio essere sicuro, Luisanna Vespa. Al terzo posto, Gildan.
quarto posto. Enrico Luparia. L'ultimo posto che riuscirà ad arrivare in semifinale è Stellina! C'è adesso Gabriele Salvatores che dovrà assolutamente, col suo giudizio insindacabile, portare in semifinale un comico in più. Prima di pronunciare il suo nome, voglio solo sapere se intanto sei sul palcoscenico o sei dietro le quinte. No, mi sembra che sia sul palcoscenico. Allora, ci hai pensato bene? Sì. Sono molto, c'erano due o tre così, però Marina Vito. Marina Vito! Marina Vito! Anche tu potrai andare in semifinale e sperare nel premio, nel nostro premio eccezionale veramente. Prima di salutarvi voglio ricordare che sul sito www.eccezionaleveramente.la7.it da domani potete rivedere tutta la puntata e controllare i punteggi, la classifica di questa nostra puntata, di questa serata. Adesso io vado a salutare, naturalmente voglio, devo ringraziare i nostri giurati che sono strepitosi, il sommo presidente Diego Badantuono. Comincio a sentire la gara, perché ci sono contentissimo per quelli che sono rimasti, ma almeno un paio, tre di quelli che sono rimasti fuori mi dispiace tantissimo. E non so che dire, la gara è questa qua. Mi dispiace. Il valente Paolo Ruffini. Grazie, grazie a tutti, ottimismo sempre. La sagace Selvaggia Lucarelli. Grazie, grazie. Un ringraziamento particolare e personale per aver gratificato questa trasmissione al premio Oscar Gabriele Salvatores. Grazie, grazie ai comici che ci hanno fatto ridere, grazie a loro. Poi un ringraziamento a voi, pubblico in studio, ricordatevi che noi senza voi siamo come una pensione senza reversibilità. E a casa, ridete, ridete, sorridete a chiunque, perché come disse Madre Teresa di Calcutta, non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Alla prossima settimana, ciao a tutti, e Dio ne benedica. Beh, chi pensavate che c'è? Beh, uscita Brad Pitt. Io sono l'ultimo dei grandi guerrieri ninja, maestro di arti marziali della famosa palestra orientale del sud del Giappone, la Shitusang. Yeah.
Quando sono nato io, quella notte il ginecologo, per potermi dare lo schiaffo, ha dovuto chiamare 4 buttafuori. Non ci riuscivo, ci paravo tutti i colpi, ci paravo. Quella che vedete alle mie spalle si chiama Katana. Era di un grande samurai, Niccolò di Bari, che ce l'ha data mio nonno, mio nonno l'ha data mio padre l'ha data a me, io ce la darò ai miei figli. Sai come la chiamiamo questa qua noi? La Katana di Sant'Andone. Il mio Carlo! Carlo! Tan, 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 tan. il pubblico. Allora, presidente, ti ho visto tanto ridere. Ti ho visto ridere, dai. Ridere perché mi ha spiazzato molto, è uscito. E quindi questo è un grande pregio. Il tipo di umorismo che piace a me è quello che dove, quando succede qualcosa che non mi aspetto. Quindi è uscito con una cosa che ho detto, ma adesso. Ma, non so, ho pensato male quando mi dico. E invece mi ha sempre stupito in positivo, adesso, non solo perché, siccome ognuno tirerà quel suo mulino, ma...